Another glamour day in Barcelona with four tantalizing matchups on the penultimate day of action at the Louis Vuitton preliminary regatta. No change at the top of the leaderboard overnight with Emirates Team New Zealand holding firm after a win against the Swiss, whilst the charging Luna Rossa Prada Pirelli kept the pressure on and secured the second podium spot with a clean win against Ineos Britannia. For the British and French teams though, there were plenty of positives to take away with, both securing their first points of the regatta. Ineos Britannia enjoyed an impressive opening win against Alinghi Red Bull Racing, where the potential of Britannia was stunningly revealed. Looking fast both upwind and downwind, Sir Ben Ainslie's team secured the lead in the closing stages of the first winded leg and romped home, never headed again, to a resounding 33-second victory. Ainslie was pleased with that performance, saying, "It was a much better day. I felt like we were finding our groove a bit with how we were sailing the boat. It's very small differences as expected at this level, but a good race against Alinghi Red Bull Racing, but a shame against the race with Luna Rossa with the pre-start entry. It was a nice pre-start. Other than that, I think it would have been quite an interesting race without the penalty, as there was a difference in sail plan decisions. So yes, a good day, a positive day. Every day we're out there, we're learning more about how to sail the boat and improving on that, which is a good feeling." For Orient Express Racing Team, the French bounced back from their foil Kent system issues of yesterday and looked super positive on the water. Their win against American Magic was awarded soon after they started, as American Magic were forced to retire with a rudder rake cylinder issue that brought Patriot to a halt before they could start. Quentin de la Pierre was pleased to score their first point and praised his outstanding shore team, saying, "It was good to be back on the water and good for the team's confidence. I really appreciate the teamwork the guys did last night, and I think the boat worked pretty well today and we could do our normal boat handling. We were ready to race against the Americans, but unfortunately, they had a big issue." Tom Slingsby, helmsman for New York Yacht Club American Magic, talked through the rudder rake issue they faced in the pre-start with Orient Express, saying, "There was a loud bang and we had a failure in the rudder system. It's frustrating because it's a completely new issue. We have sailed around here for 6 months now and never had a problem. We were sailing around for an hour prior to the race, doing all sorts of maneuvers with no issues. Then we enter the start box, cross the French, go into attack and bang. You hope this never happens, but the points in this event don't count, and it would have been hard for us to progress to the final, even with a win, so it doesn't really matter. But we lost a chance to get some more practice in, which is disappointing." Luna Rossa Prada Pirelli kept their relentless pressure on, with a win against Ineos Britannia in the third race of the day after the British scored two penalties on themselves in the pre-start with a marginally early entry at the starting line and a boundary infringement. The resultant 150-meter forfeit was enough to give the Italians an early lead from which they built and were never headed, recording a 46-second victory and reaching the final. Speaking afterwards, Luna Rossa Prada Pirelli helmsman Jimmy Spithill said he was looking forward to the Louis Vuitton preliminary regatta final against Emirates Team New Zealand with clear objectives. "It's really just to learn as much as we can, and really just another great opportunity to have a shot at the Kiwis. I haven't seen the forecast yet, but yeah, just another good opportunity to line up against the top team." For Alinghi Red Bull Racing, it was a tough day on the water, succumbing to two losses against Ineos Britannia and Emirates Team New Zealand. Maxime Bachelin, port helm, was looking to the future and taking as many positives out of the day as possible, saying, "It was a tough day. We worked a lot on the pre-start in the simulator yesterday because of the start with American Magic yesterday was not that good. Today our two pre-starts were pretty good, we managed the boat handling quite well, so this was nice, but afterwards we made mistakes on the racecourse on the first cross, and so it's there where we just lost the boat lengths, and after that they kept extending. But still, very happy with the day. It's a very good practice to have two races in the day." The final race of the day saw Emirates Team New Zealand take on Alinghi Red Bull Racing, and for the first time we saw a split tack start with the Kiwis taking the right and the Swiss going left. When the two boats came back together, it was advantage Emirates Team New Zealand, and they capitalized on every leg, winning by some 1 minute and 15 seconds.
A 100% record from the defenders of the Louis Vuitton 37th America's Cup, they go into Sunday's match against New York yacht club American Magic, having already sealed their place in the final. Speaking afterwards, Peter Berling, skipper of Emirates Team New Zealand, was eyeing the racing tomorrow saying, "Everything to play for, we're very much here to try and improve the performance and just check in across the range of conditions. It's obviously going to be completely different conditions tomorrow, so that'll be exciting." Yeah, it was an awesome race today against Lingi. Really fun pre-start. We've been wanting to try one of those, Port Tech pre-starts in a race for a while now, so kind of that opportunity unfolded to be able to do it, which was really cool to see two boats actually split kind of close off the start line. But then managed to get control of the race from there. Well, I think what the last 3 days, and we'll see how it goes tomorrow, has shown us is that it still comes down to, you know, sailing the boats perfectly, avoiding all of those silly mistakes, and really trying to maximise the performance of the boats. And certainly we know we've made plenty of mistakes the last few days. We've learned a huge amount about how we can sail the boat. I think most importantly, how we can manoeuvre the boat better, which is really going to set us in good stead for next week, and it feels like we've got some good momentum. It's hard to say because some of the races have kind of been over at the start, you know, throughout the fleet. And I think, you know, the lead boat here really does have an advantage. There hasn't been any huge passing lanes that we've seen in the latest conditions. I think if we get some waves and some wind, then we could really see some passing lanes, because then the boats get really quite hard to handle, given everyone's kind of pushing the rudders and the foils. Yeah, so today was quite intense for us because we had two races against Ineos and Team New Zealand. So yeah, pretty happy with what we did on the pre-start today. We worked quite well yesterday on the simulator to train a bit of what we will do today. And I think we put this in a good practice. And so very happy with the pre-start today. It was a bit of a frustrating day for us. We're out there, we had a really good warm-up, about an hour of sailing, doing all sorts of complicated maneuvers, and then we had a little break and we're just getting ready to enter our race against the French. We entered the start, we crossed them in the entry, turned up, and then we heard a big bang, and we had a failure in our rudder system. And unfortunately, we couldn't control the rudder, which means you can't fly the boat, and that's race over for us. So frustrating, because we did plenty of loaded maneuvers before that and had no issues, and then for the race it broke straight away. Yeah, it means a lot, and especially that those guys work pretty well, and they just show it today on water. The boat was, all the system was really good, and the reliability was in good shape, so it's pretty good even before, when you look after yesterday, it's a good day to come back and see the boat flying like this. Split start at race number 12. It was awesome, you know, like racing a Lingi, good little tussle in the pre-start, and a good ding-dong for a wee bit there, and nice to win it, but also just everything steps up a notch when it's race day, you know, like we've been training for this as cyclors, I suppose, for over a year and a half, nearly 2 years now, so to finally be in the heat of battle. We've got a job to do, and we sort of focus mostly on that, but it's always exciting to pop our heads up at the end and find out what's actually unfolded. They will go into Sunday with a perfect record. They are 4 from 4. At the moment, we're just focusing on physical preparation day to day, so from here we do all the basics right. We eat and relax and stretch and try and get a good night's sleep tonight, and then get ready to go again tomorrow. Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qui per il terzo giorno, di commento di questa regata preliminare di Barcellona, e siamo caldissimi perché sono successe, diciamo, un po' di cose nei commenti post regata di ieri, soprattutto Michele Tognozzi, che direi che ci ha raggiunto, ha fatto delle interviste molto belle. Se avete possibilità, guardate il suo video delle interviste post regata, perché sono molto 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 interessanti. Si vede un po' il livello al quale sono arrivati i team, il livello di confidenza, secondo me traspare abbastanza bene. Diciamo, tra le cose interessanti, secondo me, che sono state dette, Pietro Sibello un po' ha dato una sorta di classifichina dei team, dove vede in realtà Luna Rossa e New Zealand
un po' più avanti rispetto agli altri. E gli altri team un po' inseguire, compreso il suo, però si vede più a livello, ad esempio, di American Magic, ad esempio. Quindi questo è abbastanza importante, quindi il fatto che sia bello veda Linghi e American Magic sullo stesso piano è interessante, anche, insomma, in prospettiva Luna Rossa, devo dire, anche molto interessante, si vede che funziona. Insomma, Luna Rossa, devo dire, che funziona evidentemente molto bene, l'abbiamo visto ieri. Abbiamo fatto, diciamo, molti hanno parlato del match race, quindi del match race prepartenza. Direi che tutti stanno studiando giornalmente diciamo, gli schemi nuovi di regata e diciamo che lo stesso Benesi ha detto: beh, abbiamo sbagliato a fare due virate, ma in realtà lo schema ce l'avevamo in mente. Questo in realtà bisognerebbe rivedere nel dettaglio, effettivamente è possibile. American Magic, lo stesso, quando ha perso con Luna Rossa, ha detto: beh, abbiamo fatto un errore di valutazione, ci siamo fatti praticamente fregare, uccellare, e Luna Rossa è stata molto veloce ad eseguire la propria manovra. Insomma, è tutto come sempre nel pre-start molto dipendente dalla velocità, dalla capacità di avere un buon bot handling, insomma, una buona manovrabilità della barca e capacità di eseguire. Aggiungo Michele Tognozzi, che mi sembra che sia pronto, perché volevo chiedere a lui un po' di notizie sulle interviste che ha preso post regata, anche le impressioni. Ciao Michele. Ciao a tutti. Ciao Michele. Ciao Vittorio. Ciao a tutti da Barcellona. Quindi tutto bene, interviste molto interessanti. Ce n'è un'altra di questa mattina fresca. A proposito di classifiche, tu hai detto che Piatto Sibello ieri ne ha fatta una. Bruno Dubois, che ci ha ospitato questa mattina alla base di Orient Express, il francese, ne ha fatta una molto molto precisa, se vuoi te la dico. Qual è stata? Come la vedi lui? Lui non è l'ultimo arrivato, ecco, diciamo che uno che di coppe ne ha viste un po', insomma. Ecco, sì, ha usato questi termini. Emirates New Zealand e Luna Rossa giocano nella Lega A, noi tutti giochiamo nella Lega B, per usare un termine di paragone. Nella Lega B il primo è American Magic, poi avviene Linghi, e noi di Orient Express speriamo di togliere l'ultimo posto utile in semifinale a Ineos Britannia, chiuse virgolette, così come te la dico. Okay. Vabbè, questo è quello che abbiamo visto fino ad ora. Io devo dire, sono anche molto d'accordo con quel che ha detto sempre nella tua intervista Francesco Bruni, che ha detto: qui le cose comunque cambiano ogni giorno. Certo che ci sono dei valori che non è facile sovvertire, e direi che purtroppo sono lo specchio un po' di quello che sta, purtroppo per fortuna nel caso di Luna Rossa, sono lo specchio di quel che è stato fatto fino ad ora, però ci sono ancora tante aree su cui i team possono lavorare, perché purtroppo quando inizi a confrontarti con un avversario inizi a vedere dove puoi migliorare in maniera evidente, soprattutto guardando quel che fa l'altro. Ad esempio la scelta delle vere. Io ho provato un po' ad approfondire nel frattempo quella che poteva essere anche la scelta delle rande e la scelta dei fiocchi. Diciamo che una delle caratteristiche più evidenti dei neozelandesi è il fatto che tendono a scegliere dei fiocchi più piccoli. Quindi era interessante vedere il bilanciamento fiocco-randa con i foil, e il fatto che comunque quello mi sembra abbastanza evidente che una velatura più bassa, quindi un centroverico abbassato, rende la barca più manovrabile e più stabile. Questo secondo me è stato un po' il segreto sia di Luna Rossa che di New Zealand in queste prime regate, insomma. Quindi sarà interessante vedere se la selezione delle vele sarà uguale in questo giorno, quindi se vedremo delle vele di prua più simili, oppure continueremo a vedere i team che tu hai appena elencato, secondo Bruno Dubois di Lega B, che tendono ad avere delle vele un po' più grosse dei team di Lega A, ecco. Sì, senz'altro Vittorio, è stato molto interessante sentire proprio dalle parole di uno dei detti lavori, team manager, ricordiamo che Bruno Dubois è team manager di Orient Express, una valutazione proprio sullo stato attuale. Io gli ho chiesto: avete bisogno di tempo? E lui ha detto: sì, purtroppo abbiamo solo one week, una settimana, ci ha risposto, perché il pacchetto di Team New Zealand è molto buono, ha detto,
solo che l'evoluzione si è terminata 4 mesi fa, ci ha detto. Da quel momento in poi hanno fatto tutto da soli e non hanno avuto più nessun contatto con Emirates Team New Zealand, quindi spegnerei anche, mi è sembrato molto sincero, insomma spegnerei eventuali dietrologie sul ritiro di ieri, eccetera, semplicemente i sistemi non funzionano spesso, perché c'è bisogno di tempo per svilupparli, e per poterli sviluppare c'è bisogno che qualcosa di rompere, e quindi a capire cosa che non va, troppo umido, troppo caldo, troppo freddo, banali circuiti, che però a volte succede questo, e quindi il tempo è una risorsa principale, ma questo l'ha sempre detto Max Sirena, quindi è stato molto interessante. Però onestamente, guarda, i francesi, tu mi chiedevi ieri dei francesi, ecco, visto la loro base dal vivo me l'aspettavo molto più piccola, invece sono ben organizzati, un bellissimo hospitality, tanta gente, ci hanno fatto vedere anche il simulatore, anzi i simulatori, quello della C40 e quello della C75. Frank Hamas era lì, che anche lui faceva la sua parte. Insomma, è ovviamente una campagna 4-8 anni, più 8 che 4, senz'altro. E sono molto fiduciosi, l'industria nautica francese è quella che è, poderosa, lo sappiamo. È un team che non per questa coppa, ma per la prossima e quella seguente, se troveranno continuità, che questo è il punto critico, ha detto, noi non abbiamo mai avuto un Bertarelli o un Bertelli o un Larry Ellison che ha dato continuità al progetto, potremmo far bene. E in effetti mi sono sembrati molto umili e di sostanza, e quindi chissà, vediamo un po', tra 4 anni, ha detto gli AC75 saranno confermati, hanno sottoscritto tutti i team la conferma di questi AC75, pena una penale di 20 milioni di euro, quindi ha detto, anche il signor, ha fatto la battuta, anche il signor Bertelli forse penserebbe prima di pagare una penale del genere, e quindi ecco, onestamente è interessante, insomma, interessante. Ecco, mi ha molto sorpreso, o forse confermato, su Ben Hesley, ha usato parole abbastanza drastiche, ha parlato di disegno sbagliato, punto, senza tanti giri di parole, e ho percepito anche qualche piccola punto di lite, non so come dire, con Alinghi Red Bull Racing, forse fra francesi e svizzeri francesi non si stanno molto simpatici, non so, però era un po' critico nei confronti di Alinghi. Quindi è stata una colazione molto, guarda, interessante. Sì. Io penso che i francesi sono, secondo me, sono un team che ha potenzialità, sicuramente appunto per la barca. Una cosa, diciamo, ci sono due scelte da parte di Challenger, sarebbe la prima, probabilmente sarebbe quella di eliminarli subito, cercare, perché poi secondo me potrebbero diventare anche pericolosi, quantomeno in ottica semifinale potrebbero essere un po' una scheggia impazzita, perché magari passa anche un po' di tempo e hanno possibilità di aggiustare delle cose, quindi sarebbe meglio ammazzarli già settimana prossima, ecco, quello sicuramente, quindi già da Round Robin. Dall'altro lato alcuni magari vorrebbero tenersi, tra virgolette, quella che adesso sembra la barca un po' più lenta, quindi Ineos come quarta, chiamiamola semifinalista, che magari sai che batti un po' più facilmente, e sto parlando sempre ai valori che vediamo oggi, no, chiaramente. E però i francesi forse sono magari in prospettiva addirittura più pericolosi degli inglesi, sembrerebbe, perché io ho gli spunti di velocità, chiaramente, a parte che siamo, chiaramente sappiamo che hanno il pacchetto veloce, però gli spunti di velocità mi sembrano veramente esserci, quindi insomma potrebbe essere pericoloso il team francese, sì, sicuramente sarà... sono arrivati più preparati di quello che pensassi anch'io, quello sicuro. Sono d'accordo con te. Sarà interessante vedere oggi pomeriggio proprio Luna Rossa contro Ineos Britannia. Tra l'altro la previsione è di vento un pelino più sostenuto, sui 12-14 nodi. Al momento ancora non li vedo, il famoso bandierone di Patrizio Bertelli, là che sventola in maniera tranquilla. In questo momento ci saranno 9 nodi, non di più. Però la previsione è di un vento sostenuto e il match di Luna Rossa contro Ineos Britannia sarà alle 15:20, quindi in pieno pomeriggio. E sarà da vedere se Ben Hesley con vento medio è più veloce, più concreto. Lui, hanno dichiarato che vanno bene con vento, come dicevamo ieri, forte. Vediamo se con vento medio la situazione cambia. Quello che è certo dalle interviste di ieri, Vittorio,
è che tutti hanno parlato veramente tanto del match race. Io mi sono permesso, ho rischiato anche un po' con Benesli, ovviamente, perché sappiamo i suoi trascorsi di pugile, oltre che di grande velista. Quando gli ho detto cosa ha provato ad essere stato parcheggiato dai suoi rivali, e mi ha risposto in maniera molto sincera, very frustrating, molto frustrante, ha detto. Mentre Paul Goodison, alla stessa domanda, ha ammesso di aver fatto un paio di errori e che Luna Rossa è stata bravissima a trovarsi al punto giusto, al momento giusto, e attaccare nel modo giusto. Tra i due mi sembrava un Ben Hensley più, quasi non dico rassegnato, però consapevole di essere stato parcheggiato, mentre Paul Goodison si vedeva chiaramente che aveva rosicato dalla cosa, insomma, ecco. Sì, loro si ritengono, secondo me, molto preparati sul match race iniziale. Hanno sicuramente avuto, loro hanno regatato molto con 2.40 uno contro l'altro, quindi hanno provato tantissimi schemi sicuramente di partenza, quindi farsi fregare in partenza non è stato il massimo per loro. Si ritengono molto preparati e ovviamente hanno una certa self-confidence, diciamo, quindi sono convinti di essere molto forti anche loro, chiaramente, e quindi non gli è bruciato molto, però chiaramente, voglio dire, come è andata questa volta non vuol dire che andrà sempre, cioè chiaramente sono due equipaggi di livello comunque molto simile, quello di Luna Rossa e quello di American Magic, quindi nel senso vincerà uno e vincerà l'altro, come dire, non è che, cioè, è impossibile che con quelle due coppie lì vada a finire 10-0, ecco, impossibile. Su 10 partenze una certa percentuale vince sicuramente American Magic, quello di sicuro, perché comunque sono comunque molto forti anche loro, quindi sarà da vedere se lo sapranno dimostrare, no? questo è interessante. In questo senso sarà molto interessante. Sarà molto interessante vedere il primo match di oggi tra Alingered Bull Racing e appunto Ineos Britannia, perché non dico un match che Ben Hensley deve vincere sì o sì, però poco ci manca, insomma, perché 0 vittorie e 2 sconfitte contro Alinghi. Non lo so, questa cosa della Lega B e della Lega A ha visto fino ad oggi sembra verosimile. Io personalmente comprenderei nella Lega A anche American Magic, mentre, come ti dicevo, Bruno Dubois ha detto è il primo della Lega B, non lo inserisce nella Lega A. Mi sembra un po' forte come dichiarazione, però vedremo. È anche un po', insomma, un po', diciamo, un po' anche una speranza, voglio dire, perché sennò se metti già tre barche, non so come dire, se metti già lo sfidante, due cose hai già fatto, voglio dire, la semifinale, anche le finali. Ti sei già messo fuori, come dire, almeno un posto libero lasciatelo, ecco, quello sicuramente, per non dover fare due salti di qualità invece di uno, ecco. Quindi, insomma, dai, quello lo vedremo. Nel frattempo credo che stia per iniziare la trasmissione, tra 30 secondi inizia la trasmissione internazionale per me. Non so se Michele puoi... Confermo. Scusate, diretta, ok, se potessi guardare quella sarebbe d'aiuto, se è possibile, se no guarda come la tua cosa, perché così almeno siamo più coordinati e meglio. Scusate, è un po' una comunicazione di servizio, ma non abbiamo avuto tempo di sentirci prima. Allora, io ho 8 secondi, tu? 5, 4, perfetto. 3. Siamo sincronizzati, No, perfetto, live now. Quindi sta iniziando la trasmissione internazionale, adesso poi siamo coordinati con quella, quindi insomma sono praticamente 15 minuti esatti di Delta, e insomma, quindi penso che possa aiutare un po' a chi si deve coordinare. Nel frattempo ringrazio chi fa questo sforzo ogni volta di sincronizzare il video ufficiale con noi, insomma è una bella fatica, e veramente ci vuole veramente dedizione, vi ringraziamo. Allora, c'è una cosa di cui volevo parlare. Su internet stavano parlando del colore delle vele di Luna Rossa, che è questo grigio, una roba tecnica. Il colore grigio delle vele di Luna Rossa, in realtà, si chiedevano perché, se fosse un materiale diverso, eccetera. In realtà, le vele, diciamo, in 3DI, tutti pensano magari che siano in full carbon, che siano 100% in carbonio. In realtà, le vele 3DI sono
parzialmente in carbonio e parzialmente in Dyneema. Quello che ha fatto evidentemente Luna Rossa è stato semplicemente di chiedere a Norsail di non colorare il Dyneema come usualmente fa. Quindi le vele normalmente escono nere, per Luna Rossa hanno lasciato i materiali, diciamo, con la loro colorazione naturale, quindi il carbonio è chiaramente nero, insomma, comunque grigio scurissimo, per come lo trovi nell'industria, grigio scurissimo, e il Dyneema invece è chiaro, e quindi chiaramente il risultato è questo grigio, che in realtà è anche molto gradevole da vedere. Non so se come la pensi, ma insomma, sicuramente su una rossa sta molto bene. Senza sì, assolutamente, delle vele di Luna Rossa ne ho sentito parlare molto molto bene, sia per il colore e anche qualche cosa sulla leggerezza dell'insieme. Ora tu ovviamente sei molto più esperto di me nel campo, però sì, è un punto di forza importante per la marca italiana. Beh, la leggerezza, beh, intanto parliamo di fiocchi, non hai praticamente range. Non hai range di per farli più leggeri o più pesanti, perché c'è un range, mi sembra, dai, adesso non voglio dire dai 52-55 kg, comunque una cosa del genere, tutti i fiocchi, quindi devono pesare quello, quindi non è che puoi farli più leggeri, o quantomeno chiaramente puoi distribuire il peso in maniera diversa, ma non puoi farli veramente più leggeri. Non credo tanto, onestamente, a una differenza di peso particolare. Il programma vele di Luna Rossa è di altissimo livello. È sicuramente ad altissimo livello, quindi non c'è alcun dubbio. Però il fatto che le vele siano abbastanza grigie in questo caso, quindi un grigio non scurissimo, vi fa capire che hanno una certa percentuale di Dyneema. Negli altri team non lo vediamo perché le vele sono comunque nere, però il fatto che le vele siano un grigio non scurissimo fa capire che c'è una certa percentuale di Dyneema, e questo secondo me è una buona giustificazione il fatto che hanno avuto meno rotture di altri, che invece hanno provato a inserire più carbonio nei tape, e questo sicuramente rende le vele un po' più fragili, perché nel momento in cui il carbonio in sé non è fragilissimo, però il carbonio con le resine che sono necessarie per mettere insieme i tape lo rendono fragile. Quindi se tu aumenti il carbonio hai delle vele magari un po' più rigide, però rischiano di essere troppo fragili. Aspetta che ti ho, non so perché sei in mute, sei mutato, Michele. Ecco, ora mi senti? Ok. Sì, sì. Sì, dicevo, tra le... Sì, scusa, avevo pigiato il tasto senza darmene conto. Tra le cose interessanti dette da Francesco Bruni ieri nell'intervista, a mio parere c'era proprio questa sensazione di essere parte di un team che sta basando sul lavoro, sull'umiltà e la concretezza questa campagna. E ho notato rispetto al passato un Bruni molto più centrato, ecco, sì, centrato forse è la parola giusta, in quello che deve fare. Alcuni colleghi hanno fatto domande anche su Marco Gradoni, su altre cose, sullo stesso Ruggero Tita, ha detto: io sto pensando al mio lavoro, e come tutto il team sta pensando ognuno al suo ruolo. E ciò che è oggi magari non è detto che valga domani, ha portato due volte l'esempio di Auckland 2021, in cui si passò da un Ben Hensley che non riusciva a finire le regate alla Christmas Race, a un Ben Hensley invece che poi vincerà un Robin. E detto, ciò che è vero questa settimana su queste barche magari non è vero tra una settimana, almeno per i team medio-alti, perché detto, qui ogni giorno in cui si naviga si impara qualcosa, ogni singola ora in cui si naviga si impara qualcosa che tu prima non sapevi, e quindi ogni giorno cambia il modo con cui portiamo queste barche. È stato molto chiaro su questo. Sì, questo è vero, e noi ricordiamo questa cosa soprattutto fatta dagli inglesi, quindi gli inglesi non vanno comunque sottovalutati perché la capacità di reazione ce l'hanno. Dall'altro punto di vista, visto che tu hai parlato ieri molto dell'aspetto psicologico, se io dovessi dare una valutazione, il team per i movimenti che ha avuto, il cambio di timoniere a Luigi, eccetera, secondo me questa volta non avrà se dovessi dare una previsione, non avrà quella capacità di reazione che ha avuto l'altra volta, dove sembrava comunque una squadra estremamente unita. Qua il cambio di timoniere onestamente
secondo me non è un buon segno, non so come lo vedi tu, ma insomma è un segno di qualche frizione interna, e la frizione interna porta via energie, questo secondo me potrebbe essere un problema serio per gli inglesi. Sì, tra l'altro gli inglesi oggi saranno sotto la lente di ingrandimento oggi, perché hanno il primo match contro la Lingy Red Bull Racing e poi alle 15:20 il match contro Luna Rossa, quindi due esami di quelli belli pesanti per Ben Hensley. I colleghi inglesi qui, più che colleghi inglesi, l'ufficio stampa di Ineos Britannia ha detto che Ben Hensley non si discute. Lo so, però certo. Ho la sensazione che purtroppo si rischia di fare un one man show, vediamo un po'. L'abbiamo parlato a fondo ieri, diciamo che oggi sì, le regate non contano, ma se dovesse uscire con due sconfitte la giornata di oggi, non so, ci sarebbero tante domande da porsi. Sono d'accordo, diciamo che la prima regata la può vincere a occhio, giusto? Se non... Non so come la pensi tu, ma lui la prima regata in teoria la può vincere, con Alinghi ce la potrebbe fare da un punto di vista velocistico, se si giocano bene a partenza la possono probabilmente anche vincere per quello che abbiamo visto, no? Quindi certo. Quello lì inizia a essere secondo me già un bel test. Vediamo, insomma, contro una rossa la vedo veramente durissima, anche dovesse partire davanti la vedo veramente dura che possa rimanere davanti è veramente complicata con la velocità che ha mostrato ieri almeno, però è ovvio, i team potrebbero usare vele vecchie, è ovvio che possono usare vele vecchie, insomma parliamo di vele che hanno poche ore, ma che comunque sono considerate vecchie. Intanto io ho 2 minuti e 40 a partenza, 2:38, siamo già nell'area di prepartenza in questa prima regata, abbiamo detto Ineos deve dimostrare qualcosa. Alinghi, diciamo, Alinghi un po' ferita per la questione degli alberi, però insomma vorrà mettere qualche punto in cascina. Quindi vediamo. Ingresso degli inglesi, io lo vedo in tempo, siamo a 2 minuti e 10, entrano perfettamente gli inglesi. Dopo 10 secondi entra Alinghi dal lato destro e iniziamo a fare uno schema di circling, diciamo, non circling classico, ma nuovo, vedete in questo caso uno schema ancora diverso, l'inglese Orze si porta completamente dal lato della boa e va a cercare apparentemente uno schema ancora diverso, questo è ancora nuovo rispetto a quello che abbiamo visto, gira intorno al comitato, diciamo quel che si deve il comitato, mentre Alinghi va profondissimo in basso, quindi tutte e due le barche in posizione diciamo di partenza in teoria abbastanza tranquilla in questo momento, tutte e due sono in ley line abbastanza tranquilla. Adesso si decide la partenza in questo momento, si deciderà la distanza laterale tra le barche, si deciderà in questo momento. Discreta posizione pushing degli inglesi, che però sono un pelo lontani, si rischia qua la... Direi che tutto normale, nessuna penalità chiaramente in questo momento. Tutto a posto, molto l'inglese riesce a chiudere abbastanza lateralmente. Direi che... Rischiamo di essere un direi po' anticipo, bene per forse, me, bene per me gli inglesi. Non tantissimo, mi sa, sono molto lontani ancora, no? Cosa dici? Secondo me non c'è tempo di fare... Forse ce la fanno proprio al pelo, sì. Ce la fanno al pelo. Sono in anticipo, sì, però lo spazio sulla boa ce l'ha il Benese, quindi può andare lento e poi dopo accelerare bene e quindi vince, diciamo, lui la partenza. Però buona distanza laterale guadagnata da Linghi, che sacrifica un po' la velocità in questo momento, sacrifica un po' l'accelerazione e massimizza la distanza laterale. Ha provato a accelerare con una grande poggiata e dopo l'orzata, però insomma chiaramente l'inglese parte più veloce, parte con una buona distanza laterale, vedremo quanto tempo ci metterà a farlo saltare, se riuscirà a farlo saltare, ma penso di sì. Sì, direi che le rotte sono troppo convergenti, la sensazione che riesca a farlo salterà. Sì, deve saltare per forza, tra pochi metri dovrebbe virare sicuramente Alinghi. Potrebbero anche virare in parallelo,
vediamo un po' che succede. Sì, però devono arrivare a quel punto lì, conviene arrivare al boundary, chiaramente a Ineos conviene arrivare al boundary. Vediamo se Alinghi comunque dimostra di essere sufficientemente veloce a riuscire a tenere. Non è riuscito a farlo saltare, anzi adesso la separazione sta aumentando addirittura. Quindi modalità alta inglese è pessima, devo dire. Non è riuscito assolutamente a fare la modalità infatti, alta ecco in questo qua. Caso. Hanno virato in sincrono. Sì, sì, virano insieme in questo momento. Sì, sì. E direi che adesso il vantaggio è nettamente di Alinghi. E mi spiace, ma il nostro Ben lo vedo già male dopo queste due... Sì. Dopo queste due cose lo vedo male perché adesso salterà di nuovo. Deve saltare per forza. Sono molto ravvicinato, potrebbe scapparci anche una protesta, attenzione. Sì, perché non ce la fa, Alinghi non ce la fa, con la modalità alta non ce la fa. Riesce a tenere la barca sui foil, l'ha fatto saltare con un'orzata, riesce a tenere la barca sui foil Alinghi, ma Ineos, ma comunque riparte abbastanza lento, chiaramente, e soprattutto abbastanza basso, più che altro, e quindi massimizza il vantaggio Alinghi. Comunque... un altro, diciamo, brutta dimostrazione di velocità da parte della barca inglese, insomma, ha funzionato abbastanza male in questa partenza sicuramente. Il vento mi sembra che sia intorno, direi, una decina di nodi, no? Cosa dici? Sì, Michele? Confermo. Dieci nodi, mare abbastanza piatto, classica brezza barcellonese. Arriveremo probabilmente 10 non abbondanti. Esatto, 10 non abbondanti in questo momento, ma diciamo che tende a salire nel corso del pomeriggio a Barcellona, no? quindi c'è, diciamo, è normale per questo orario, è assolutamente normale come intensità di vento. Ecco, la buona notizia è che abbiamo una regata per adesso molto ravvicinata e andremo senz'altro in croce ravvicinati, sì. Sì, però sicuramente la barca inglese non riesce a fare quello che vuole, come modalità sicuramente non riesce a fare quello che vuole. Sì, attenzione però che potrebbe andarsene dalla line di dritta l'inglese. Esatto. Sappiamo che la destra tutti hanno confermato che è chiaramente il lato favorito con questo vento del sud. Con brezza entrante soprattutto... Esatto, con brezza entrante le prime raffiche potrebbero entrare proprio da destra, quindi comunque un'ottima strategia di regata da parte di Ineos, che però ha dovuto fare i conti con una velocità e soprattutto con una carenza di modalità alta, che è un problema serio. Cioè, quando tu non riesci a salire quando vuoi, è un problema serio per la gestione della regata, è un problema gravissimo. Però comunque fanno girare la boia. Si andrà probabilmente a un vantaggio per gli inglesi perché arrivano a destra, ho la sensazione. Esatto, ma comunque in ogni caso gireranno la boa praticamente in contemporanea, insomma direi sostanzialmente in contemporanea. Uno la boa di destra, l'altro quella di sinistra. Chiaramente Ineos va sulla boa probabilmente di sinistra sempre che non scelga di virare, anzi invece vira in faccia da Alinghi e prova. Esatto, vira in faccia da Alinghi per girare. Bel recupero sulla destra, sono stati bravi a navigare sulla destra evidentemente. Hanno fatto un bel guadagno. Sono stati lasciati andare a destra, eh? Alinghi aveva la possibilità di rimbalzarle a sinistra, invece ha scelto di attraversare. Ci sta. Sì, sì. Ora in questo momento, ecco, questa è una bella sfida di poppa, vediamo un po' che succede, sì. Come vanno in poppa. Diciamo che navigare con il foil esattamente sulla linea dell'altro foil è una pessima idea, infatti ha fatto bene ad andare via Alinghi, perché stare proprio esattamente nell'acqua disturbata del foil avversario non era una grande idea, quindi ha fatto bene ad andare via da quella linea, perché è proprio una delle cose che devi evitare sulle barche foiling. Comunque è bel... Un inizio che dà fiducia, secondo me, agli inglesi da un punto di vista della velocità, della tattica, va bene. Mancano della modalità alta, però sì. E questo è un problema. Dopo la partenza, sì. Dopo la partenza si è visto chiaramente la modalità alta non fa parte per ora del loro carniere. Delle sue
Invece quando Alinghi ha voluto stringere su di loro, sì. Quando Alinghi ha voluto stringere su di loro, ci ha messo un attimo a farli saltare. Sibello era sembrato contento dell'equipaggio di... Vabbè, lo doveva dire per forza, questo chiaramente. Sì, doveva ammetterlo. Io gli ho proprio chiesto come la preparazione, ricordiamo Pietro Sibello è coach del Sailing Team. Mi è sembrato comunque molto contento. Gli ho chiesto espressamente se Psarofagis e gli altri che non hanno mai fatto Olimpiadi o America's Cup possono reggere questo livello di pressione. E lui è stato molto sincero, ha detto ci stiamo lavorando giorno dopo giorno, quindi insomma la cosa è in evoluzione, come si dice. Dipenderà molto da queste giornate. Sì, sì, però ha detto che gli spiace non stare in barca, chiaramente. Anche noi sì, quello sì, beh, ovviamente. Comunque performare. Ti posso affermare che quando mi ha detto questa frase gli brillavano gli occhi, ecco, quindi grande Piero, sempre sì. Grande. Insomma, è un peccato perché ha fatto una grandissima coppa, è un peccato vederlo non in barca, è un peccato, d'altra parte i posti sono veramente pochi, quindi c'è poco da fare, insomma, sfortunatamente i posti sono pochissimi. Comunque, vediamo l'inglese adesso girano entrambi apparentemente la boa di destra guardando la bolina, diciamo, si direbbe, sempre che lo svizzero non splitti all'ultimo. In teoria l'inglese dovrebbe girare con due board down, invece gira largo con un solo board down, quindi gira leggermente largo. Se Alinghi invece fa anche loro con board soltanto. Sono un po' sorpreso, onestamente mi sembra che quando volevano girare stretti dovessero usare i due. Comunque evidentemente in queste condizioni non è così, preferisco andare sempre solo con un board in ogni caso. Però Alinghi riesce a stare abbastanza più alta degli inglesi, quello è evidente, ma diciamo che è un po' lo specchio della stessa cosa, una barca che ha bisogno di velocità per andare, può fare una buona modalità bassa, si vede la velocità ce l'ha la barca inglese, ma non ha possibilità di salire quando vuole, questo è quello che dovranno provare a risolvere. Ci sarà un po' di spazio per liberarsi per Alinghi, rischiando di andare proprio al limite del boundary sulla destra. È una posizione forse al limite dell'essere coperto, ma la cosa buona di nuovo è che puoi fare un pelino in modalità alta, lo puoi sempre fare perché probabilmente l'inglese non riesce a chiuderti, quindi un po' di modalità alta lo puoi fare e sono abbastanza liberi adesso. Sì, la regata resta aperta, Vittorio, il vantaggio sì, sì. No, siamo tra i 120 e i 160 metri a seconda dei momenti, che in secondi sì, sì. A questa velocità sono veramente poco. È poco sbracciato, se la modalità però la prua hai ragione, la prua di Alinghi è sempre leggermente migliore, sì. È sempre un po' migliore, lo può fare quando vuole quantomeno, quindi adesso è sicuramente fuori dal rifiuto. L'unica cosa che Alinghi tende ad avere a essere un po' meno sbracciata degli inglesi, che invece vanno col foil apertissimo come diciamo la Lega A, come l'abbiamo chiamata prima, quindi col foil molto aperto, e Alinghi invece va leggermente più col foil che va verticale sull'acqua, e questo può essere un segno di non grandissima confidenza in questo momento. Comunque probabilmente il loro modo di fare la modalità alta è quello, questo è anche possibile. Possibile anche questo. Torna a destra Alinghi, questo potrebbe essere un momento interessante, perché c'è un bello split sulla destra adesso, anche se l'inglese in teoria adesso è un vantaggio molto, molto ampio. Sì, è vero che a questa velocità basta veramente poco, basta un nodo di pressione in sì, più sì, per cambiare l'angolo e tutto. Assolutamente.
assolutamente. Adesso c'è un bello split, se arrivasse un destro con pressione potrebbe essere sufficiente per ridurre quantomeno molto la distanza laterale tra le barche, sicuramente. Tutte e due le barche direi che hanno, mi sembra che sia un J2 questo, di forma, sì, di forma leggermente diversa. Sì, sì. La randa degli inglesi non mi sembra quella di superficie massima, mentre forse quella di Alinghi lo è. Potrebbe essere che quella di Alinghi lo sia. Quella degli inglesi si vede un po', se vedete, si vede un po' dalla larghezza dello square top, si vede un po' la differenza della superficie di randa. Non è che puoi giocarti 15 metri quadri di differenza tra la piccola, diciamo, e la grande, però si vede un po' la randa a vento leggero ha uno square top un po' più dritto, mentre la randa a vento forte ha proprio un pelino più di angolo, quindi la vela sale proprio un po' più d'angolo. E poi c'è proprio una bella differenza proprio di larghezza, esatto, che si vede abbastanza a occhio. Quindi direi che la randa inglese non è la più grande possibile, sicuramente. Voglio vedere. In Neos Britannia va a girare, credo, la boa di sinistra del cancello, mentre Alinghi probabilmente, esatto, proverà a splittare, da come sono messi adesso. Vantaggio sarà poco meno di 20 secondi, così a occhio. Inizia a essere confortevole, è una bella, insomma, una buona dimostrazione da parte degli inglesi in questo momento, molto bene. Abbiamo parlato, devo dire, male fino adesso, invece comunque questa regata ha dimostrato di andare bene, devo dire. Vittorio, io sempre basandomi sul super segnavento del bandierone di Patrizio Bertelli, che è proprio perfetto. Ora c'è un pochino più di pressione e anche abbastanza destra rispetto a prima. Vedo sventolare il tricolore enorme laggiù, bene a destra e bello teso. Probabilmente più vento c'è, Benesli meglio va. Questo l'aveva detto e forse è una conferma. Sì, però diciamo si è difeso con vento leggero, si è difeso con molto di tattica, direi, in questo caso. Errore, come hai detto, tu hai notato bene, c'è stato un errore sicuramente di Alinghi, che poteva sicuramente accompagnarli e mantenere il vantaggio, quello di sicuro. Ha fatto un errore nel farli splittare, è stato un errore abbastanza grande di farli splittare a destra, direi, no? Perché comunque erano a un certo punto erano avanti, abbastanza decisa, insomma, quindi dovevano seguirli. Ecco, questo aspetto, Vittorio. Questo è un aspetto interessante. Ora, Ineos Britannia non sarà la barca migliore al mondo, Benesli fa troppe cose, però ecco, sulla scelta di un bordeggio onestamente preferirei avere in barca Benesli di la Fletcher, che con tutto il rispetto Sarofagis, insomma. Comunque avete visto, si vedeva da questo particolare che sull'ala del foil c'è un altro mark arancione, avete visto? Un'altra linea arancione a metà foil circa, che gli dà probabilmente il riferimento di quanto il foil è fuori dall'acqua, ed è, come vedete, tentano di tenerlo sempre più o meno all'altezza di quel segno arancione, da poter sempre vedere quel segno arancione, che comunque fa vedere che il foil è già fuori, appunto per il segno che l'ala è fuori, tra le due ali sono fuori del 25% rispetto alla loro superficie complessiva, quindi non, veramente non poco. Secondo me non una buona notizia comunque per gli svizzeri questo distacco che va un po' aumentando, a questo punto è diventato un po' troppo ampio. Sì, ti confermo, abbiamo il vento è arrivato fino a 1,95 e fino a 11 nodi, quindi il salto a destra, la pressione a destra, più che salto, la pressione a destra c'è, cioè, senz'altro, si vede anche dall'acqua, da quelle che noi in Toscana chiamiamo le fette, sulla superficie. Sì, c'è più area e ho la sensazione che Benesli con più di 10 nodi sia più a suo agio. Molto buona la poppa, devo dire, molto buona la poppa degli inglesi, sì.
Beh, comunque faceva con facilità 44 nodi, mentre l'altro fa fatica a farne 40, quindi secondo me c'è proprio una differenza di performance in questo momento con questa configurazione, che non è un buon segno per Alinghi probabilmente, o comunque l'inglese forse ha messo a posto qualcosa, è possibile anche questo. Non lo vedremo magari anche nel prossimo match, ma comunque nei prossimi match. Però boh, sembra che abbia messo a posto qualcosa, perché cammina bene, insomma oggi comunque cammina bene al netto della mancanza, ripeto, della modalità alta che è problematica. Sì, mi vengono in mente le parole di Checco Bruni sempre ieri, dove ha detto che sui Mott, su qualunque barca foiling, lui faceva l'esempio del Mott e della C75, ogni singolo grado di differenza cambia veramente tanto queste barche, di foil, impostazione, setup della barca, e un giorno è un modo, il giorno dopo è un altro, è verissimo. Sì, un giorno sei campione del mondo e vinci 5 regate di fila, e il giorno dopo sei con una velocità che sei nella media, insomma questo è un po' quello che diceva. Se guardiamo i distacchi alle boe, si passa da più 9, più 19, più 28. Un incremento lento ma costante del vantaggio, Vittorio. Sì, non riesce a tenerlo, non riesce a sbracciare tanto quanto Ineos, questo è abbastanza notevole, quindi va un po' più alta sull'acqua. Si direbbe, altri commentatori direbbero problemi, cioè non benissimo in questo momento. All'inghi non benissimo questo. Sì. Mi sembra che non vada così tanto bene. C'è una differenza, cioè, adesso è coperto. No? All'inghi ha un albero, sta usando l'albero, no, quello, sì. Il suo secondo albero è l'ultimo albero che ha a disposizione, perché in caso di nuovo incidente dovrebbero aggiustare il primo albero, non hanno la possibilità tecnica, fisica di farlo. Di farne uno nuovo. Staranno già aggiustando tutto. Io penso che avranno già aggiustato il primo albero che ha rotto, che però deve essere stato un aggiustare veramente complesso, perché è un albero rotto male. Stanno per aggiustare sicuramente l'ultimo albero rotto. Perché non puoi non avere un bel albero, non puoi non averlo, quindi lo stanno facendo. Sì, ce l'ha confermato proprio Sibello ieri, dicendo che non ci sono tempi tecnici per costruire un terzo albero, One Design, certo. E quindi ecco, stanno aggiustando il primo, esattamente. Ecco, noi ci siamo soffermati molto sui problemi di Neos Britannia, però ecco, se dovesse perdere questo match, che ripeto, non conta nulla, eccetera, però qualcosa sotto conta, Alinghi non è che abbia brillato particolarmente fino adesso. No, Alinghi poteva forse, Alinghi poteva forse brillare con la sua configurazione corretta. Questa rottura loro chiaramente hanno minimizzato, ma cioè, spaccare un albero nuovo purtroppo ti cambia la vita, mi dispiace, ma sono passati 4 anni da un progetto completamente nuovo, gli alberi nuovi sono un'altra cosa, quindi non è una cosa irrilevante, assolutamente, cioè quelli nuovi sì. Mi aspetto che siano decisamente più leggeri e decisamente più performanti, e soprattutto il loro programma bene era fatto sulla flessione dei nuovi alberi, non su quella di questo qua, quindi non, le vele non sono a posto probabilmente, o comunque devono fare delle regolazioni un po' estreme per farle funzionare al meglio, quindi no. Sicuramente la barca non è a posto, questo è poco ma sicuro. Una cosa che forse si può notare, sempre con il beneficio del dubbio, il massimo rispetto per tutti i velisti, è che comunque in queste condizioni, con velocità più o meno simili, l'esperienza e la lettura del campo di regata da parte degli inglesi è superiore a quella degli svizzeri. Sì, onestamente, qui stiamo parlando di gente che ha vinto medaglie olimpiche e molto altro. Ad altri ragazzi che non sono mai stati a quel livello, e qualcosa vorrà dire, no? Per il bene della vela, assolutamente sì. Però qua comunque abbiamo anche una,
differenza di velocità importante, dovranno capire bene perché sia così ampia, perché questa è una differenza di velocità notevole. Vedete molte pieghe sulla randa di Alinghi, che è segno, ripeto, che l'albero non sta tanto bene con la vela, ma ci sta. È normale un tipo di conduzione in poppa del fiocco che è molto simile a quella che abbiamo visto su American Magic, quindi la base praticamente cazzata a ferro della vela, e invece solo la randa molto rotonda, con la base molto tonda, il carrello sempre vicino al centro barca, però il fiocco molto molto cazzato in modalità American Magic. Forse un'eccessiva potenza, potrebbe essere che la scelta della randa non sia stata tanto azzeccata, sicuramente il vento è andato ad aumentare e con l'aumento del vento sembra che la differenza di velocità si sia un po' dilatata, no? Cosa dici? Mi sembra che ci sia stato un po' questo aspetto. Direi che all'aumentare il vento ha iniziato a camminare di più Ineos, quindi insomma. Vediamo qualche cyclor che tira fuori la testa, la configurazione di Alinghi prevede che i cyclor siano in mezzo tra timoniere e trimmer fondamentalmente. Vedete quanta profondità ha la randa in ogni caso? L'andatura di poppa è cazzatissima, ma è molto profondo l'angolo d'ingresso alla randa, quello vi fa vedere che comunque l'apparente chiaramente è molto più aperto, però c'è una deviazione importantissima del vento dall'albero fino alla poppa della barca, ad opera dell'ala doppia della randa di team, insomma. Insomma, una bella va a vincere, tra pochi secondi andrà a vincere Ineos questa regata, mentre gli svizzeri avranno sicuramente un bel po' di argomenti di riflessione. La barca ha camminato abbastanza poco e c'è il rischio di doversela battere per evitare l'eliminazione nel round robin. Verrà eliminata soltanto una barca round robin e rischiano di essere quella barca anche loro. Ottima vittoria di Taglia in questo momento Ineos, saranno molto contenti dell'esito della regata del giorno, che è andata molto molto bene, ne avranno un'altra molto più dura con Luna Rossa, però che è un bel modo di iniziare la giornata, e meglio secondo me anche per Luna Rossa, perché comunque vanno a combattere contro un team che oggi è almeno in palla, quindi è più interessante come regata sicuramente, perché poteva essere una cosa che finiva subito. Un distacco importante per Alinghi, sicuramente un distacco importante, non ideale. Molto contenti sul gommone di Ineos, chiaramente, perché la vedevano già molto brutta come situazione, invece un team comunque forte come Alinghi sulla carta oggi ha dovuto subire. 33 secondi non sono tantissimi, ma sono tanti in termini di metri, proprio non sono riusciti a combattere, non sono riusciti ad avvicinarsi mai. La partenza, rivediamo in questo momento la partenza, vinta dagli inglesi, che poi però non sono riusciti a concretizzare, immediatamente non sono riusciti a concretizzare. Questa è stata una delle mosse che ha determinato la vittoria di Ineos, insomma riuscire a virare e poi girare la boa davanti alla barca svizzera ha determinato poi l'allungo. La barca svizzera è andata a finire un po' nei rifiuti, un po' anche proprio nella turbolenza del foil di Ineos, e quindi questo ha creato dei problemi. Vittorio. Molto contenti su Ineos, direi, giusto?
scusate, di era saltato il wifi, sì, il wifi del media center era saltato, non ci avevo ricollegato. Molto contenti, sì. Davvero, sì, decisamente. Ci voleva per loro una bella vittoria. Adesso si apre invece il capitolo a Linghi. Lo sentiamo un po' cosa diranno. Ben ha di nuovo la faccia col ghigno suo, quindi insomma sì, molto umorale, però sì, da un giorno all'altro vediamo una persona diversa, proprio invecchia di 30 anni quando perde invece. Sì, è vero, sì, ieri sera tutto gobbo, ricurvo veramente, e oggi lo vedo tutto pimpante. Vabbè, va contro le leggi dell'equilibrio. Eccolo qua, Sarofagis. Aspetta che io sono un po' in ritardo rispetto a te in questo momento. Sentiamo cosa dice. Sì, Vittorio, allora, sì, visto che sono un po' in anticipo, in questo caso solo anticipo senza spoilerare, ha messo tra le righe quel problema che hanno attraversato il campo nel corso della prima bolina senza rimandarlo ai mandris di destra, e quella è stata una criticità. Poi ha detto frasi di grammatica, i ragazzi hanno fatto un buon lavoro, stiamo lavorando bene, nella partenza eravamo contenti. Sì, pare aver messo un'errata valutazione tattica di lettura del campo. Sì, io onestamente da partenza non sarei tanto contento, perché gli è andata bene con Ineos, che non riuscì a salire. Esatto, ma se lo fai con un altro team, con la partenza lì non è una buona partenza. Ti massacra, certo. Sarei meno contento. Esatto, quindi sono certo che anche Sibello non sarà altrettanto contento rispetto a loro di quella partenza, quindi bisogna lavorare. Considera che 33 secondi finali in una regata con 10 nodi non sono alla fine pochi, tra due team che in realtà dovrebbero essere molto molto vicini. Certo, adesso stanno facendo rivedere le immagini della partenza con questa sorta di pushing di Alinghi, che però è un pushing, diciamo, che non porta a nulla, nel senso che poi dopo le barche sono comunque a un certo punto orzano. Un buon time on time di Benesi, che però a quel punto lì regola lui la velocità, perché ha l'altro vicino, ha l'altro parallelo sopravvento, quindi regola lui la velocità. Se vuole frenare, frena, e obbliga Linghi a frenare, se vuole accelerare, accelera. Quindi a un certo punto, insomma, ripeto, avesse avuto più sicurezza della modalità alta, poteva quasi parcheggiarli già da subito. Invece non l'ha fatto, perché quella sicurezza probabilmente non ce l'ha in questo momento, infatti un po' si è visto, però in compenso nella modalità bassa camminato. Io ho visto differenze di velocità, velocità proprio pura della barca, VMG non enorme, però differenze di velocità in modalità bassa notevolissime, cioè anche 3-4 nodi quasi costanti, no? Cioè che non è poco, cioè nel senso di solito le vediamo nell'arco di un paio di nodi in ogni caso, qua c'è una differenza notevole. Non è che Alinghi dovesse sempre fare la modalità alta, cioè poteva anche a un certo punto far camminare, non è che è sempre stato coperta, quindi c'è proprio qualche problema, direi. Cioè avevano la sensazione che avessero solo la modalità alta, quindi o una randa troppo grossa, che potrebbe anche essere una cattiva scelta della randa, oppure problemini, insomma, no? Problemini in un grande brillantezza. Decisamente, sì, anche perché, come hai detto bene tu, con una modalità migliore alta in partenza sarebbe saltato subito Alinghi, quindi certo. Sì, c'è qualcosa senz'altro che non va. Io però insisto un po' sulla parte su cui sta lavorando Pietro Sibello, ovvero sia la tenuta dell'equipaggio a questo livello di pressione e di scelte tecniche. Poi è verissimo che la velocità della barca è fondamentale, però sì. Lì in quell'incrocio, se l'accompagnavano a destra, almeno la prima bolina andavano avanti sicuro, poi si vedeva che succedeva, insomma. Chiaro. Quindi, assolutamente, no. Assolutamente. Sì, stiamo vedendo in certi casi alcune, insomma, voglio dire, quando non sei così sicuro della velocità è sempre bene tenere dietro l'avversario e stare nella sua zona, ecco, fare il match race classico non è mai una cosa cattiva,
soprattutto quando comunque hai una buona manovrabilità, hai una barca che manovra bene, hai una modalità sia alta che bassa che ti puoi giocare, insomma, fai match race all'inizio. Invece quello hai un po' ragione. Questo secondo me è un po' un errore di inesperienza barra sudditanza psicologica in questo momento, forse. Quindi attenzione, bisogna che... Sigue funzionando, tengo che sta cercando di... Ok, scusami, stavo chiedendo una cosa tecnica qua. Bisogna stare attenti alla parte psicologica, insomma, chiaramente dobbiamo vedere la parte psicologica come... Sì, come ti dicevo, per la parte psicologica, qui mentale, se trovi Delfina Vicente Santiago, psicologa sportiva che qui con me mi sta aiutando, medaglia d'oro con Tamara Cegoin, come dicevo, alle Olimpiadi Waypoint nel match race femminile, ha detto che qui c'è stato un problema di lettura del campo, quindi gestione della pressione strategica in questo senso, dal punto di vista dell'equipaggio, dal punto di vista dell'imbarcazione, ha fatto un'ottima analisi, te che condivido pienamente. Se sei d'accordo, Vittorio, vorrei farvi vedere, se riesco, visto che non si possono fare riprese del Media Center, ma dalla finestra si vede la base di Luna Rossa, che posso farvi vedere. Andrei là a farvi vedere questo famoso bandierone che abbiamo. Faccio vedere il bandierone, perché se no non ne veniamo fuori, dai, però un po' vedere. Intanto nel frattempo stanno scorrendo le immagini degli equipaggi per il prossimo match, che sarà tra gli americani di American Magic e i francesi di Orient Express. Sono, esatto. Insomma, nessuna chiaramente sorpresa da un punto di vista delle teste, chiamiamole, non che i Cyclone non siano teste pensanti, ma sono, da un punto di vista della regata, chiaramente sono quelli che portano la barca, sono altri. Aspetta che non vediamo, allora. Perché forse sovraesposto. Lo vedi là adesso, laggiù in fondo? La base di Luna Rossa? No, sovraesposto? Si vede... No, l'abbiamo visto per un momento, ma in realtà non vedo la bandiera, perché forse si vede meglio. No, forse sì, adesso sì. Adesso sì, là in fondo, sì. Sì, okay. Ho capito. E quello è l'hotel Vela, giù in fondo. Lì alla base della Rossa, la base della Rossa è dalla parte opposta del porto, linea d'aria saranno 500 metri e via terra saranno 4 km, ecco. Il porto è molto grande qua, ovviamente. Là lo vediamo, il bandierone lo vediamo bene. Allora, entriamo in clima regata, in teoria dovrebbe essere una regata con non tanta storia, però vediamo se i francesi, che hanno secondo me saggiamente deciso di ritirarsi, potendolo fare, hanno saggiamente deciso di ritirarsi dall'ultima regata ieri, se sono riusciti nel frattempo a mettere a posto, avere qualche minuto in più, qualche mezz'ora in più per mettere a posto i sistemi e per presentarsi con la barca pienamente funzionante. Gli americani devono dimostrare di non avere problemi. Fanno il solito ingresso americano dal basso, quindi più in controllo del tempo, ma non in grandissima velocità. Prendono velocità in questo momento, mentre i francesi devono entrare ai due minuti in questo momento per noi, ed entrano comunque in tempo, ma un po' lontani dalla boa, quindi in realtà lasciano un po' troppo spazio agli americani di lavorare. Bisogna essere molto precisi nell'ingresso della prepartenza. L'americano fa un errore subito, fa subito un errore, si pianta e cade giù dai foil. Lo vedi anche tu, Michele? È già subito caduto giù dai foil, a dimostrare che comunque questa barca qualche problemino di stabilità ce l'ha. Quando parlavamo di saponetta, non puoi, un top team non può cadere dai foil così spesso. Adesso, per carità, adesso la ritirano su, però insomma ha troppi problemi questa barca ancora, adesso ha ancora problemi, quindi non si è bloccato qualcosa, direi che c'è qualche problema grosso, no? Vedo che si impenna, non riesce evidentemente a controllare, perché ha provato a fare un decollo corretto, ma non riesce evidentemente a controllare l'arm correttamente, comunque i flap correttamente. Adesso sta tentando di nuovo una ripartenza, e forse adesso ha ripreso a funzionare, ma
No, chiaramente la sensazione, Vittorio, la sensazione è che non riescano a trovare la velocità giusta. Ho visto un Tom Slingsby molto preoccupato da quello che stava succedendo ai sistemi, mentre i francesi stanno tranquillamente volando. E questo è molto interessante, esatto. Quello che stiamo vedendo. Sì, sì, io li vedo navigare sempre 10-11 nodi, quindi non sono partiti. C'è addirittura un membro equipaggio che lavora sul... A poppa, sì, sui sistemi di poppa. Siamo sotto i 10 nodi, che... mentre Oriente Express sta prendendo la linea a 28 nodi di velocità. E va a prendere, cerca di andarsi a prendere il suo punto, chiaramente, che comunque fa morale. Oriente Express si presenta con una vela più piccola, direi che questo è già un J3 sicuramente, e quindi ha fatto una scelta. Invece American Magic aveva scelto comunque una vela più grande dei francesi, confermando un po' la selezione che aveva fatto ieri. Però adesso chiaramente il problema è un problema, cioè, c'è poco da dire, insomma la barca non riesce più a partire, quindi non, direi che la regata per gli americani è ovviamente persa in questo momento. Sì, una notizia senz'altro, questa una notizia da commentare. Sì. Allora, i casi sono due: Oriente Express, sì, sembra di vedere, a parte per la livrea, L'Oreal e l'Alpine, sì. Sembra di vedere Team New Zealand, assolutamente. È un po' sorprendente questo. Ora, in questo momento ci sono 10-11 nodi, onestamente una condizione acqua piatta, non così difficile. Certo. Quindi qualcosa, certo. Tu la saponetta, sì, è molto scivolosa oggi, decisamente. Sì, sì, oggi sì, però è la sensazione è anche di qualcosa di inaspettato accaduto negli ultimi 2 minuti e mezzo dallo start, perché ho visto Tom Slingsby veramente cosa sta succedendo qua, insomma, non erano preparati. Chiaramente, insomma, sono entrati correttamente nel preparatenza, sembrava andare tutto bene, invece poi hanno avuto un problemone immediatamente, quindi insomma niente, c'è poco da fare. Sì, la barca è proprio identica, veramente vediamo la poppa. Questo scafo, se lo vedi dall'alto, sì, sembra veramente un... Diciamo che lo scafo sembra essere veramente quello di un coppa vecchio, diciamo, in un certo senso. Se lo vedete dall'alto, sì. È veramente con la poppa che si stringe, è veramente, è vero, sembra davvero una delle barche delle ultime coppe. Sembra le vecchie... Terry Hutchinson, anche lui molto preoccupato. Vabbè, sì. The race is gone, la regata è finita, quindi Orient Express prende il suo primo punto. E molto American bene, Magic però... tornerà alla base e vediamo un po'. Stanno già ammainando il jib, il fiocco. Sì, diciamo che tra l'altro era la loro unica regata del giorno, quindi questa, esatto, è una buona notizia dal loro punto di vista, chiaramente, che ci possono lavorare sui problemi e presentarti poi domani di nuovo a posto. Un team del genere non dovrebbe avere queste problematiche, non così spesso, no, un po' troppe cadute, un po' troppo fallosi, direi in generale, e questo è dovuto un po' alla barca che ripeto non è il massimo della stabilità apparentemente, e qua forse denunciano qualche problema di preparazione. Poi voi mi direte che anche Luna Rossa c'era avuto un problema, però è un problema che è durato intanto molto meno e poi era un momento veramente molto intenso, potrebbe essere stato veramente un calo di accumulo di energia dovuto alle manovre molto intense. Qua è proprio un problema vero e proprio, insomma, qua proprio addirittura sta lavorando a poppa sul sistema, evidentemente non funziona, direi che non funziona qualcosa nell'elevator, no? Probabilmente, cosa dici? Sì, credo che sì, sia un'ispezione, perché lì dietro ci sono, credo, telecamere, no? Cioè la telecamera sicuramente, quello lì supporta la telecamera, ma è anche il punto da cui poi scende il timone, quindi l'elevator, diciamo. Sì, da quello che si vede è proprio un problema dell'elevator, anche perché il replay che vediamo dell'impennata
che ha avuto la successiva ingavonata è chiaramente un problema di Venator e stanno lavorando a pompa. C'è da dire, Vittorio, che quello che diceva Francesco Bruni, confermato da Sibello, confermato da Benesli stesso ieri, queste barche veramente cambiano da un giorno all'altro e non c'è mai niente di certo, perché sì, tu puoi essere settato benissimo, però l'errore, il faglio tecnico, come si direbbe in spagnolo, l'imprevisto tecnologico è sempre in agguato e ti compromette la regata, non è una scotta che si rompe e la cambi, ecco, purtroppo. Infatti, perché poi voglio dire, poi diciamo, perdi tu il punto, lo regali all'altro, insomma, fa una bella differenza, in molti casi ti fa una bella differenza e può essere decisivo. Sta parlando Paul Goodison, aspetta che ti anticipo un attimo. Sì, dobbiamo lavorare ora in fretta per cercare di capire cos'è andato storto e per essere pronti per il match di domani e per i prossimi giorni a seguire. È molto disappointing, ha detto, molto deludente, però così è, dobbiamo solo lavorare e risolvere. Quindi ancora non hanno capito esattamente forse cosa è successo. Anzi, lo confermano queste immagini dove stanno smontando l'elevator a poppa. Sì, sì. È come, comunque, questo decollo vuol dire che sostanzialmente nella parte della T che serve sostanzialmente a regolare l'altezza del volo, fondamentalmente c'è qualcosa che non funziona. Adesso onestamente non mi sembra che siano fatti come quelli dei moti, quindi praticamente tutta la T che si muove, no? Si muove avanti e indietro tutta la T, cioè in realtà una T rigida che non ha attuatori, non ha niente. Praticamente cambia l'angolo di incidenza basculando in avanti e indietro, fondamentalmente. Sì, esatto. Quindi in quel meccanismo non ha più funzionato, quindi il decollo è dovuto al fatto che quel meccanismo evidentemente a un certo punto si è rotto, non ha più funzionato. Insomma. Stanno smontando anche dei cablaggi. Esatto. Ma andrei a farlo in cantiere se fosse, cioè, no, poi sì, probabilmente sì. Sì, adesso di fatto lo stanno assicurando, però, con delle cime per evitare di fare danni ulteriori. Transdinsby è sbarcato sulla chase boat e adesso siamo vicini al match del giorno per quanto ci riguarda tra Luna Rossa e Neo Britannia. Sì, comunque la cosa interessante vedendo i lavori che stanno facendo adesso è che io credo che almeno su Luna Rossa quella zona lì sia identificata no step, cioè non ci puoi proprio camminare sopra, mentre sulla barca americana ci sono un po' di persone, quindi evidentemente è molto più pesante. Questo ti può far pensare che la rotaia della randa sia attaccata fondamentalmente sul ponte, quindi invece di essere attaccata in basso sullo scafo, in un certo senso dovrebbe essere fissata sul ponte, che deve essere a questo punto abbastanza robusto. Questo è piuttosto interessante. Nel frattempo si è verificata una situazione curiosa, nel senso che abbiamo una vittoria di Neos Britannia, Orient Express e Alinghi Red Bull Racing, quindi in tre a un punto. Questo significa che la caccia all'ultimo posto per le semifinali è apertissima. Certo. Decisamente molto aperta. Non lo so, i francesi, peccato per i francesi, perché probabilmente oggi avrebbero potuto dimostrare contro gli americani cosa erano riusciti a fare. Aspetta, ci sono. Purtroppo anche per loro era l'ultima regata del giorno, quindi non possono dimostrare, però vabbè. Tanto portano a casa il punto che va bene. Si fanno una giornata, sì, diciamo, una bella navigazione, portano a casa il punto e poi domani
domani vedremo come si presenteranno, insomma, se saranno. Sì, per come sono messi, per loro completare anche il percorso di regata è qualcosa di allenante, senz'altro, insomma, perché hanno bisogno proprio di ore e ore, quindi farsi queste miglia su e giù è importante per loro, senz'altro. Se poi arriva al punto come è arrivato, è meglio ancora per gli amici francesi. Sicuro. Che devo dire, sono stati molto... sono molto ospitali, molto aperti, qui stanno cercando con umiltà di imparare a farsi vedere. Onestamente mi hanno fatto una buona impressione questa mattina, anche questi giorni passati. Certo, hanno bisogno di tempo, però chissà, avere un team francese forte nei prossimi 8 anni in Coppa America sarebbe senz'altro utile per tutti. Assolutamente. Guarda, poi questo fatto, io ti dico, a me ha fatto pensare, sempre da un punto di vista psicologico, la loro scelta di ritirarsi dall'ultimo match di ieri. Ed è una cosa, sempre a me torna sempre in mente quello, me l'aveva insegnato Sebastiano Napoli, che è un ragazzo che peraltro ci segue, un bravissimo velista, che peraltro adesso sta in Spagna anche lui, e lui a un certo punto, noi stavamo facendo un allenamento con i G24 e continuavamo a prenderle dagli avversari. A un certo punto lui ha detto, vabbè, basta regatare, andiamo via, inutile che continuiamo a prenderle, cerchiamo di capire cosa stiamo sbagliando, ci allontaniamo dagli altri e lavoriamo. E poi ci siamo rimessi in flotta quando eravamo a posto, effettivamente con tutto un altro spirito. E secondo me in quella, la forza mentale di dire a un certo punto non conta, non dobbiamo continuare a picchiarci quando non siamo a posto, cerchiamo di metterci a posto e poi ritorniamo. Secondo me quello lì è un gran segno di leadership da parte di chi ha preso la decisione e un ottimo comunque atteggiamento da parte del team. Quindi io, da un punto di vista del team, secondo me sono un'ottima sorpresa, cioè hanno messo insieme secondo me un bellissimo team di regatanti. Poi è chiaro che ovviamente partiranno nettamente sfavoriti, però insomma sono già a un livello che l'avessero detto quando hanno presentato la sfida, ecco. Cioè, secondo me è già un buon livello, è già un ottimo livello, ecco, perché insomma sì, poi ricordiamo veramente... che sì, anche ovviamente la America's Cup in Francia ha un suo seguito, perché ricordiamo il Barone Vic, Bruno Troublet, Marc Pajot, insomma tanti nomi importanti della vela francese in Coppa America. E proprio Bruno Dubois questa mattina ha detto, in Francia è inutile girarci attorno, ci sono 3 eventi, il Vendée de Globe, la Road to Rome e l'America Scarpa, tutto il resto conta veramente poco. E detto, quindi come traino la Coppa America ha un seguito in Francia, i velisti ce li hanno ovviamente e anche molti, poi i centri nautici di altissimo livello ce l'hanno in abbondanza, Lorient, Van e quanti ne vogliamo, quindi insomma senz'altro farà bene alla Coppa America avere un team francese. La sensazione è stata di sostanza, ecco. E ovviamente diciamo, tutto a 8 anni da adesso. Diciamo che la Francia ha il lato Bretagna e Normandia, che è coperto chiaramente dai grandi eventi offshore, ovviamente, ma la Francia ha anche un'importante costa mediterranea piena di barche, piena di nautica, con un sacco di gente, di famiglie che vanno a vela, e questi sono meglio rappresentati chiaramente dalle regate tecniche della Coppa, quello sicuramente, quindi insomma la parte mediterranea era un po' lasciata a se stessa con una scarso interesse ultimamente verso la Coppa. Adesso è bene che rientrino in gioco anche loro, insomma sono bravi. Tanto rivediamo le impennate di American Magic in partenza, la faccia disappointed di Terry Hutchinson. Esatto. E ci avviciniamo al match del giorno, Vittorio. Che sensazioni hai tu dalla sfida Benesley-James Pitili? Allora, oggi intanto Benesley è in palla e questa è un'ottima notizia per il match. In teoria Luna Rossa dovrebbe avere un certo margine di vantaggio. Secondo me avrà nettamente una manovrabilità maggiore nella modalità alta, direi sicuramente, però potrebbe essere che Benesley sia competitivo. Tu adesso quanto vento vedi sull'acqua?
o dalla bandiera? Sì, io vedo, da, appunto... vedo sempre dai 10-11 nodi, qualche raffichina, forse 11 e mezzo, ma non di più. Sul, nel porto, proprio dentro al bacino del, del porto, che è molto ampio, si intravede un po' di pressione, quindi insomma non siamo senz'altro sotto i 10, ma tra i 10 e i 12 direi. Ok, quindi andranno comunque un pelino a crescere, come succede un po' in queste, su queste coste, succede un po' così, la brezza entra abbastanza tardi, no? Però tende ad, sì, avere, ad avere un certo aumento, aumento costante, costante durante queste ore, quindi, quindi potrebbe essere che vediamo veramente un match interessante. Chiaro che Benesli, se dovesse vincere, diciamo, quella che rischia da un punto di vista psicologico è Luna Rossa, perché Benesli, se, se per caso riuscisse a vincere contro Luna Rossa, insomma, segnerebbe un bel punto oggi, no? Mi sembra, che sia, dal punto di vista punto, sì, vedendo le prestazioni dei giorni scorsi mi sembra impossibile, però vedendo la prestazione di oggi, no, non mi sembra così tanto impossibile. Quindi si vede che hanno messo a posto delle cose interessanti, sembrerebbe. Sì, sì, sarà molto interessante vedere la prepartenza. Abbiamo, no, avuto le conferme del lavoro da parte di tutti i team sulle manovre di Merce Race. Vediamo se qualcuno si è inventato qualche mossa. Ovviamente non sono infinite come il Merce Race con le barche piccole, però c'è stato tanto lavoro da parte dei team. Quindi... quindi insomma sarà molto, sono molto curioso di vedere questo, questo Jimmy Bruni contro Ben Ashley Fletcher, vediamo, insomma, ecco, mi sento di sentire che Luna Rossa può avere il controllo, però ecco, una scheggia, sì, impazzita come Ben Ashley in una giornata positiva è, sempre, è sicuramente un bel banco di prova, un bel esamino, insomma, dai. È sempre un osso duro, è sempre un osso duro, però tu hai, diciamo, i punti a vantaggio di una rossa sono, a mio parere, la velocità complessiva che dovrebbe esserci, la, diciamo, la solidità del, dell'equipaggio, la manovrabilità della barca e la, le maggiori modalità che potrebbe avere una rossa. Quindi sono tanti punti a favore. Ineos deve puntare, secondo me, a una condotta di prepartenza più lineare, cioè non deve fare manovre forzate, perché quelle ha già mostrato di patirle, di patirle non poco il suo scafo, deve tentare una partenza lineare e deve cercare, può cercare, secondo me, nel suo caso può anche partire probabilmente a sinistra, può anche, se Luna Rossa dovesse lottare pesantemente per la destra, io gliela lascerei onestamente e andrei, cercherei di farmi una partenza pulita sulla sinistra, cercando di camminare e di non essere troppo coperto sul lato successivo. Dopo la prima virata, insomma, quello potrebbe essere, se dobbiamo prevedere una sorta di comportamento, ecco, una barca che non ha una forte modalità alta è bene che non si metta sopravvento, sopravvento indietro un'altra barca, ecco, questo dico un'ovvietà, però insomma diciamo che potrebbe essere una scelta, ecco, non, io non mi ci metterei in quella posizione lì. Senz'altro, quindi intanto per rispondere ad alcuni nostri amici che nella chat stanno osservando come sia non, non fair, non sportivo il fatto che il defender partecipi alle regate di selezione dei challenger. Dico che questo però è la storia dell'America's Cup, amici, nel senso che chi vince fa le regole, è sempre stato così, è parte del fascino, se non il fascino di questo trofeo, che ricordo è il più antico trofeo sportivo ancora in attività al mondo ed è forse l'evento più difficile da vincere in assoluto per il livello tecnologico, sportivo, finanziario richiesto. Quindi è così, chi vince fa le regole e deve andare a vincerla contro le regole fatte da un altro. Ci auguriamo che prima o poi arrivi dalle nostre parti e il protocollo abbia anche una versione in italiano, chissà, vedremo. Esatto, diciamo che speriamo di poter fare le regole noi a un certo punto, ecco. Al momento si sono presi un bel vantaggio i neozelandesi, però insomma un vantaggio che ancora, se fai le cose bene lo puoi ancora, diciamo, puoi venire a capo, insomma. Il problema dei neozelandesi non è, sì, tanto il fatto che hanno preso tanto vantaggio, ma il fatto che sono proprio forti, questo, il problema grosso è quello, che sono un team veramente forte, veramente solido. E hanno un velista, Peter Barling adesso è veramente, cioè,
sicuramente uno dei più forti al mondo, ma forse il più forte al mondo, c'è poco da dire, insomma, hai un fuoriclasse gestisce. Sì, tra l'altro ha abbandonato la carriera olimpica dopo tantissimi successi, si sta dedicando in toto al team, all'America's Cup, e si vede, insomma, è così, dai, la Coppa più è alto il livello e più bella è, insomma, quindi, e a questa volta a Barcellona abbiamo veramente un livello altissimo. Esatto. Vediamo, sta iniziando la sfida tra Luna Rossa e Ineos, manca veramente poco, stanno facendo vedere gli equipaggi. Paolo Zucca dice giustamente che in questo ciclo di Coppa i bomba sono tutti sotto coperta. Sì, non è proprio così, ma comunque sono delle rotaie, comunque sì. Però Luna Rossa è stata copiata in tante cose, devo dire, dai team. Quindi in prima cosa il doppio timoniere, prima copiatura, tra virgolette, è stato il doppio timoniere, che è stato adottato da tutti. Quindi Luna Rossa è stata capace di innovare tante cose, di capire molte cose prima degli altri, quindi quello bisogna dar credito al team di Luna Rossa, che ha fatto molto bene. Senti, a proposito di team, mi faceva piacere citare i ragazzi rapidamente: Francesco Bruni, timoniere di sinistra, Jamie Spitt, il timoniere di dritta, Trimmer, Umberto Molineris a sinistra, Andrea Tesei a dritta, e Cyclors, Enrico Voltolini e Cesare Gabbia a sinistra, Emanuele Liuzzi e Luca Kirwan a dritta. Questo è l'equipaggio di Luna Rossa per la Pirelli. Guardate Luna Rossa adesso sull'acqua, io vedo Luna Rossa sull'acqua, guardate quanto poco immerso i foil, cioè veramente di nuovo Luna Rossa è una barca che porta all'estremo proprio il fatto dello sbraccio costante del foil. Il foil è sempre portato veramente all'estremo, grande conduzione, molto moderna, e sarà quella che poi sarà adottata da tutti coloro che riusciranno ad eseguirla correttamente. A proposito di conduzione, una cosa simpatica che ci ha detto Enrico Voltolini, Cyclor, grande finista tra l'altro, un ragazzo veramente d'oro, con un fisico eccezionale, ha detto che ogni tanto riesce a alzare la testa e a sbirciare qualcosa al campo di regata e a dire ogni tanto qualche battuta al suo dirimpettaio, che è Checco Bruni. Lui sta, tra l'altro, mancano 6 minuti alla partenza, 6 nel timing ufficiale, 6:34, quindi per voi saranno circa 7 minuti. Esatto. Sì, a me non è ancora apparso. Guarda, l'altra cosa che ha detto Voltolini, che praticamente non comunica col microfono, ma comunica proprio fisicamente, no? Perché non vogliono intasare via esatto. Microfono. Perché sì, sennò, sì. Non è possibile farlo. Sì. Io vedo 6:30 la partenza, esatto, questo momento 6:30 alla partenza di questo match, in realtà molto atteso, quantomeno da noi è molto atteso, perché riteniamo che possa essere veramente il match del giorno, senza dubbio, ed è stato ottimamente preparato dagli inglesi, che hanno vinto molto bene contro Aringhi, quindi hanno una bella scarica di fiducia, e Benesli alla faccia. Quindi combatterà duramente, vediamo se riesce a prevalere. Ripeto, pur avendo vincere, probabilmente sulla carta. Come dicevamo, vincere aiuta a vincere, quindi sarà un bel match, senz'altro. Sì, guardando la pressione sull'acqua siamo a 10-11 nodi, sì. Vediamo un po'. Okay. 5 minuti se riusciamo 50 e 40 in questo momento. Vediamo il naso camuso di Ineos, si vede sempre chiaramente, si vedono i filetti, alcuni dicevano che alcuni team hanno rimosso i filetti, sì, non servono tutti quei filetti che si mettevano prima nei giorni di prova, moltissimi sono stati eliminati perché fanno windage e non servono a niente, insomma. Ah. Chiaramente erano, servivano più per gli allenamenti che per le regate, chiaramente. Non servono per la regolazione, servono per vedere che il disegno verico sia copi bene quello che dovrebbe essere. Quindi okay. Devono essere sempre belli paralleli. Sarebbe bello vedere se hanno scelto delle... Vai.
abbiamo, se il vento va da, in partenza ci sono 11 nodi .5 da 1.87, in bolina siamo a 12 nodi da 1.82 in questo momento. Bello, quindi 10-12 nodi, bene, è un bel match. Rotazione a destra molto, molto, molto bene. Cerchiamo di vedere se c'è qualche scelta diversa in termini di vele. Appena c'è un'immagine chiara, provo a capire di cosa si tratta, se c'è una piccola differenza in termini di scelte di velatura. Quindi dovrebbe essere, in queste condizioni, immagino Luna Rossa dovrebbe avere il J3, credo. Invece forse sì, no, ti adesso... confermo che... Sì, ti confermo che Jimmy Spitti ha il fularino, questo è il dettaglio importantissimo. Okay, questo è fondamentale. Hanno direi un J3 Luna Rossa sicuramente. Adesso vorrei vedere un'immagine un po' più chiara, ma quindi un fiocco, quel fiocco che viene, essendo divulgativi, dopo l'uno, che è quello più grosso, e il 2, che è quello un po' più piccolo, che è il classico medio, il jib medio, è un J3, quindi sarebbe il... Dopo il 3 c'è il 4 e il 5, come dimensioni c'è il 4 e il 5, poi direi basta perché poi non si è regata più. Ci stiamo avvicinando, 3 e 25 in questo momento, almeno a quello che vedo io. Certo. Sì, 3 e 10 per me. Ok, siamo coordinati? Sì. Ok, 3 minuti ora la partenza, i team si stanno avvicinando ai loro rispettivi lati d'ingresso, l'inglese entrerà dal lato destro, e invece Luna Rossa entrerà dal lato sinistro. La Rossa sempre molto molto stabile, in ogni immagine che vediamo sempre molto molto stabile, comunque ha una caratteristica fondamentale per tutte le barche, il fatto di essere molto molto stabile, molto 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 bella da vedere sull'acqua. Ecco, entra da sinistra Luna Rossa in ritardo di un secondo, però molto vicina alla boa, quindi entrata assolutamente corretta Luna Rossa in questo momento, che si avvicina al lato, diciamo all'angolo destro in basso, come sempre, del prepartenza. Buon ingresso anche da parte degli inglesi, che iniziano a inseguire e si portano per il momento leggermente più bassi. Strambano su una rotta leggermente più bassa rispetto a una rossa. Navigano mura a sinistra verso il boundary di destra di partenza, che ha, ripetiamo, un po' più di spazio di quello eventuale di sinistra, dove per altri team non abbiamo visto andare i team praticamente mai fino ad ora, chiaramente. C'è un po' di tempo a bruciare adesso alla partenza, e questo è il momento cruciale. Luna Rossa inizia a tirare giù il secondo arm e cerca di navigare con due arm per cercare di capire cosa fare. Stramba, si presenta mura dritta, Ineos deve risponde subito e si mette davanti, però c'è ancora molto tempo da bruciare per Ineos, quindi ottima posizione per Luna Rossa in questo momento. Di pushing deve stare attenta a Luna Rossa a non farsi incastrare sul lato destro, infatti li segue, non fa l'errore che ha fatto a Ringhi prima, li segue e mantiene la posizione di pushing. È tutta una questione di distanze. Sì, insomma, time distance certo puro adesso, sì. Mi sembra comunque buono il time distance in prospettiva di Luna Rossa. Sì, direi buono. Luna Rossa continua, diciamo, a seguire un po' le mosse della barca inglese, che continua a essere, a mio parere, in leggero anticipo in questo momento. Cerca di chiudere la distanza laterale. Benesley. Ora vedremo le modalità dopo la partenza. Esatto. Però Luna Rossa sa, l'inglese va a partire, come dicevamo, si tiene il lato sinistro, perché appunto non ha confidenza, probabilmente, come abbiamo detto, in modalità alta. Ci potrebbe essere penalità in partenza per gli inglesi. Sì, ci potrebbe essere una penalità per gli inglesi, anzi c'è senz'altro.
che verranno rallentati. Peccato questa cosa, peccato perché ha anticipato leggerissimamente la partenza, purtroppo deve far andare l'una rossa in vantaggio di 75 metri se non erro, quindi esatto. Dobbiamo aspettare che l'una rossa sia in vantaggio di 75 metri, quindi Ineos virerà per farle fare chiaramente per avere una manovra in più e cercherà di perdere adesso i suoi 75 metri. Sì, la cosa è fatta, sono entrambi muri a sinistra. Abbiamo che adesso sono in copertura e questo è un problema serio, perché adesso hanno perso sì 75 metri, però sono anche in copertura. Guarda, in OCS la partenza in anticipo è fatta con il buon prezzo praticamente. Sì, è proprio, sì, proprio una cosa, però hanno perso tantissimo adesso, ma mi sembra addirittura più di quello che avrebbero dovuto, se non mi sbaglio. Comunque adesso è chiaramente la penalità è scontata. Sicuramente Vittorio, ho avuto la sensazione che sia stato frutto di un ottimo time distance da parte di Luna Rossa, che ha premuto sull'avversario. Penelope ovviamente ha rischiato tutto per tutto, sa benissimo di avere una marca non così veloce e quindi ci ha provato, è uscito certo. Di un buon presso che non è niente, sì. Quella velocità sì, però, aveva... però comunque sia, aveva... la regata vedremo. Sì, comunque aveva spazio sulla boa ancora, quindi non ha giocato male a partenza dal suo punto di vista. Aveva ancora spazio sulla boa, proprio sbagliato. Ha rischiato troppo e ha sbagliato, è un peccato un po' per lo spettacolo, perché abbiamo già 200 metri di distacco. Però se cammina, se dovesse tenere, questo sarebbe molto interessante, perché Luna Rossa adesso in copertura... Io la vedo in copertura stretta in questo momento sul muro a destra, adesso dà proprio fastidio, proprio toglie un po' di vento, diciamo sì, disturba un po' il vento Luna Rossa, Ineos, Luna Rossa disturba il vento di Ineos in questo momento, quindi Ineos cerca di fare modalità bassa per uscire dalla copertura, però in questo momento sta perdendo ancora un po'. Ora per quanto ci riguarda e per quanto riguarda la Louis Vuitton Cup è un po' un peccato, perché in questo match mi sarebbe piaciuto vederlo senza penalità, ecco, per vedere cosa succedeva. Certo, è stata proprio una questione di nulla, insomma, veramente di un niente, è uscito proprio di un nulla. Purtroppo sono cose che succedono. Comunque sta tenendo, direi discretamente per il momento, però è già un distacco che è difficilissimo da recuperare, appunto in un campo in Barcellona, come ci hanno detto tutti, un campo in Barcellona che diciamo non consente tanto il recupero, non è facile recuperare, parti male. Luna Rossa lascia leggermente un po' di spazio a Ineos sul lato destro, soltanto sicuramente per preparare diciamo la ley line in boa, non li ha veramente lasciati andare, ma semplicemente ha cercato di fare un approccio in po' di valore comodo. Vittorio, sempre parlando dell'aspetto mentale di questo gioco, ne avevamo parlato prima, no? Oggi era un po' eccitato Benesli, ieri era un po' depresso. Però questo non fa bene, l'equilibrio è quello che ti fa vincere alla fine, no? La freddezza sono i punti importanti. Quindi ora capisco che un secondo non è niente, però forse c'era un margine sotto vento per pugiare, evitare... No, esatto. Comunque la regata non è ancora finita, sono 23 sui 20 secondi, saranno più o meno la volibolina. Vediamo un po'. Sì, esatto, ma... Cioè non, comunque voglio dire, non tu non devi partire al centesimo secondo, devi partire un secondo dietro, ecco, voglio dire, la partenza giusta, non so, cioè secondo me se parti entro il secondo, per me è rischiato troppo, ecco, questo è il concetto, esatto. Per carità, loro sono fortissimi, ma non devi rischiare a quel punto lì, perché veramente hai... Cioè, poi voglio dire, poi si tratta anche proprio dell'orzata, no? Quindi comunque è una velocità che prendi immediatamente. Cioè, sì, anche perché c'è da notare che il buon presso, che ricordiamo
serve solo per portare anemometro e strumenti vari, non è più usato per nessun tipo di vela, fa parte del famoso rombo, no, di ingombro dell'imbarcazione, quindi viene considerato il buon prezzo in un OCS, non è la lunghezza fuori tutto, è lo scafo, è tutto il rombo che conta, in questo caso è uscito con il buon prezzo appunto. Non è equivoca, non può essere equivoca. Guarda, per fare una battuta in una regata zonale o anche nazionale di una classe non olimpica, molti comitati di regata avrebbero data buona, dai, diciamo. Sì, dai, senza dubbio, non c'è nessun dubbio. No, infatti, invece qua purtroppo non c'è quel genere di flessibilità, anche perché è tutto esatto. È tutto misurato e controllato, certo. Esatto, quindi non puoi stanno esattamente anche di quanti centimetri sei uscito rispetto al segnale. Diciamo, le vele dei due team sono comunque di grandezza molto simile, hanno fatto una scelta di vele direi molto simile, infatti le velocità non sono tanto diverse in questo momento. Comunque sta tenendo abbastanza bene per il momento, non c'è un grandissimo distacco. Non neanche un guadagno, ecco, quello non è una buona cosa per gli inglesi, il fatto che non è che si veda un grande guadagno potenziale in questo momento. Una rossa fa una strambata molto morbida in questo momento, molto morbida, molto in controllo, stanno cercando di vincere la regata e di non fare tante prove, direi, no? Questa è una strambata molto in sicurezza, molto morbida, quindi insomma, cerca di fare le cose bene e di non avere problemi, insomma, sicuramente. Vediamo la posizione. Vai. Cioè, no, mi stavo chiedendo se in questo momento una rossa sta spingendo al massimo o è un po' conservativa, perché la vedo sì, veramente concreta. Esatto, ho il dubbio anch'io, non mi sembra al 100%. Guardate il modo di portare il fiocco, vedete, differentissimo rispetto ad altri team. Hanno il fiocco con la base molto tonda rispetto appunto ad American Magic, come abbiamo visto altre volte, che invece portano il fiocco con la base schiantata, questo è schiantato dritto, diciamo. Quindi sì, molto, molto diversa la condizione. Ottimo giro di Bo in questo momento di Luna Rossa. L'inglese cerca di splittare dal lato sinistro. Sì, c'è uno split destra Luna Rossa, sinistra Benesley. Il giro di Bo non altrettanto pulito, però devo dire che la manovra ovviamente era anche più complicata, quella di New Zealand, degli inglesi, che chiaramente dovevano fare anche una strambata, quindi ovviamente il giro di Bo è stato meno pulito. Però comunque non ha perso tanto, ecco, voglio dire, alla fine della poppa ci troviamo in una situazione abbastanza simile rispetto alla fine della bolina precedente. L'inglese spera di trovare qualcosa dal lato sinistro. Sì, diciamo che adesso ha lo split per farlo, ecco, se dovesse girargli bene potrebbe avere lo split per farlo, per essere un... Come sappiamo, il lato destro di solito è abbastanza favorito. Quindi, infatti Luna Rossa risale con un angolo ottimo e direi anche con una bella raffica, quindi il distacco aumenta in questo momento. Dal punto di vista geometrico ha la possibilità di accompagnare di nuovo a destra Ineos, di controllarla, e quindi non ci sono vie d'uscita al momento per Benesley. Esatto, sempre che Luna Rossa non decida di andare sul bando di sinistra, ma non lo fa, chiaramente fa. No, non lo farà. Fa una scelta di accompagnarla parallelamente sul lato destro per poi poterla coprire. Esatto, dopo la prossima virata va poi a coprire. Insomma. Match race classico, ma con copertura, diciamo, non,
non asfissiante, ecco, sceglie una tattica abbastanza morbida di copertura che funziona sempre bene. Coprire solo sul lato dei due. Esatto. Sì, mi viene da notare che è quello che hanno sempre fatto i Kiwi, no? Emeretti e New Zealand, questa copertura da manuale applicato al 100%. E anche questo è un segno di forza e di concretezza di Luna Rossa tra da Pirelli, credo. E comunque non sta sparendo all'orizzonte, diciamo che siamo sempre 240 metri, almeno da sistema ci danno 240 metri, non sta sparendo all'orizzonte, quindi questa è una buona notizia per Ineos, che deve aver comunque cambiato qualcosina, mi sembra comunque più in palla di ieri, con tutto che Luna Rossa non mi sembra che stiano faticando a tenerle, ecco, non lo so, non so come li vedi, ma mi sembra che stia navigando molto, sì, molto soft, sì. Sì, sì, però, conservativi, totale controllo. Guarda, anche adesso sì, sarà un'altra virata senz'altro, sì, sulle vele. Controllo traversare boa, dai, da manuale, tranquillo. Esatto. Io ho la sensazione che staranno al 90-80% oggi, non li vedo spingere più di tanto. Sì, il fatto che siano davanti. Tra l'altro, l'abbiamo già fatto ieri, ma la bellezza di Luna Rossa con i riflessi dell'acqua è veramente stupefacente, è un lavoro estetico notevole da parte del team. Sì. È fantastico. Adesso qua qualcuno mi chiedeva poco fa, insomma, sì. Ecco, l'aspetto di Britannia invece è sempre molto spigoloso, con questa murata altissima che veramente è proprio abbastanza brutta da vedere, insomma, veramente brutta da vedere, però chiaramente l'aerodinamica è la cosa più importante, quindi non è, però una, diciamo che una figura sottile è un po' quello verso cui sono andate tutte le barche foiling, se ci si pensa, insomma, la parte della cosiddetta piattaforma va di solito minimizzata, e questa scelta di fare sempre diciamo una sagoma così importante, così imponente, almeno visivamente non esalta, ecco, insomma, preferisco gli scafi che sembrano più sottili, ecco, quella lì è sempre un po' troppo grossa a mio parere come impostazione. Luna Rossa intanto si avvia a girare la seconda bolina, il suo vantaggio è più o meno immutato, forse Benelli addirittura risucchiato qualche metro. Sì, sembra la sensazione sembra che sia comunque non stia spingendo più di tanto Luna Rossa, anzi quasi ho la sensazione, non so se mi sbaglio, probabilmente sì, però la sensazione è che quasi voglia rimanere vicino a Benesli per vedere un po' le prestazioni della base, sì. Potrebbe essere anche allenante, come si dice, esatto, un po' come gatto col topo in questo momento sembrerebbe, però vediamo, insomma, vediamo, non è mai detta l'ultima. Comunque sicuramente, ecco, ripeto, non sta sparendo all'orizzonte ed è una buona notizia per Ineos, è una buona notizia il fatto che Luna Rossa non sia ancora riportata. Forse adesso è anche calata un po' l'aria. Cioè, forse siamo sugli 8-9 nodi adesso, vedo un po' meno bianco sulla superficie dell'acqua. Qua c'è una bella, comunque un bel puff per Ineos, che adesso prova ad andare in modalità d'attacco, vediamo se ha le possibilità per farlo. Insomma, il calo di vento in realtà dà possibilità di recupero in questi casi, chiaramente. Noi velisti lo sappiamo bene. Quindi, compare, diciamo, finalmente il VMG, compare finalmente il VMG, ti anticipo, 33 nodi per Luna Rossa, 30 per Ineos, la differenza sarebbe enorme in questo momento. Poi ovviamente dipende dalle raffiche del singolo momento. E confermo che c'è un salto a destra, ma anche un calo. Siamo a 8 nodi e mezzo. Ok, questo cambia un po' le carte in tavola, sicuramente. Sì, infatti l'infallibile bandierone di Bertelli si è un po' ammosciato, te lo confermo. Si vede chiaramente, non ci sono più di 9 nodi in questo momento. Si vede chiaramente, sì. Certo. Adesso, Luna Rossa sempre comunque, anche in questo caso ovviamente molto prestazionale, ha fatto un allungo invece di accorciare, ha allungato,
D'altra parte la barca veramente sembra veramente a punto, funziona molto bene tutto come sempre, e quindi in realtà col calo di vento allungato abbastanza. Sì, Vittorio, hai ragione, nel senso, ora magari mi smentisce e fa un tuffo luna rossa, però la sensazione oggi, ma anche ieri, è di totale controllo del mezzo, le tante ore fatte con il LEC 12 e con la C75 a Cagliari e Barcellona hanno dato dei risultati, sì, sembra, perché veramente la barca sembra in totale controllo sempre, almeno con quest'area media, poi vedremo molto forte. Sì, salta poco, i movimenti molto dolci sembra rispetto ad American Magic, lo vedete, non ha, magari ha un suo rollio, ma dei movimenti estremamente dolci, cosa che American Magic invece è molto più brusca nei movimenti. E questa secondo me è una grandissima qualità di questo scafo, e più che dello scafo probabilmente dei sistemi che hanno messo a punto. Chiaramente sì, sono sistemi che devono essere tutti passivi, ecco, non puoi avere una sorta di autopilota come c'è sulla C40. Tutti i controlli devono essere comunque operati da mano umana, tu puoi avere le informazioni, ma poi i movimenti li devi fare tu e non possono essere automatizzati. Quindi questo è un limite che anche in certi casi sarà sicuramente origine di alcune proteste, soprattutto nell'andare avanti della Coppa, perché chiaramente definire cosa è passivo e cosa è attivo è sempre abbastanza difficile. Quando vai a un livello di complessità molto alto, come in questo caso, definire qual è un controllo passivo e qual è attivo non sarà facile. Quindi io penso che qualche team si terrà nel tappino, esatto, la possibilità di protestare altri. Ecco, quindi nel frattempo Luna Rossa consente a Benesli di girare sempre sotto i 30 secondi di distacco, sono 28 mi sembra più o meno, sì, 28 secondi all'ultima, anzi la penultima boa di poppa. Andiamo per la terza e ultima bolina, a cui seguirà la terza e ultima poppa e poi l'arrivo. Sì, ho la sensazione proprio che Luna Rossa voglia mantenersi vicina. È un'altra regola non scritta dello sport, dice non mai umiliare gli avversari, Vittorio, sei d'accordo? Beh, assolutamente sì. È meglio tenersi lì e dar loro l'idea di comunque di andare. Se hai la possibilità, se puoi dare l'informazione all'avversario di andare un po' più forte di quello che in realtà va, in molti casi è positivo, ecco, cioè non è, esatto, non è un'altra parte dei giochetti psicologici che uno può provare a fare. Chiaramente se sei veloce hai la possibilità di farlo, se sei lento è un po' più difficile, decisamente più complicato. No, devo dire, insomma, ottima gestione della regata, insomma, poco da dire, no Michele? Poco da dire. Cioè, questione da manuale della regata, Ineos sul lato sinistro a cercare una fortuna che difficilmente arriverà, però insomma, per carità, può fare solo questo, vediamo. Però insomma, una rossa veramente, veramente con manovre molto morbide, molto, però ripeto, vuole prendersi il punto e vuole andarsi a giocare. Una rossa, siccome vuole andarsi a giocare la finale con i neozelandesi. Non so se hai anche tu questa impressione, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Arrivare tra i primi. Sì, cerca di arrivare. Curioso, curioso come il match della Lega A, per usare sempre le parole di Bruno Dubois, tra Luna Rossa e Meresti New Zealand, sinora non si è visto per il famoso problema elettrico di due giorni fa a Luna Rossa. Tutto lascia prevedere che potremmo vedere un match domenica. Esatto. Vediamo un po'. Domenica e poi domani, ricordiamo, fondamentalmente. Esatto, ricordiamo che gli ultimi scontri tra i neozelandesi e gli italiani si sono risolti due volte con due nosedive alla fine, se ti ricordi, no? Quello con gli AC40, sì, se non mi ricordo male, era finito, sì, con Tite e Gradoni, che avevano avuto, diciamo, quel nosedive, sì, a quel punto lì di la famosa bevuta di acqua del Mar Rosso da parte di Marco Gradoni, sì, esatto. E invece in questo caso problema di
ai sistemi, però comunque con lo stesso risultato. Ecco, bisogna. Io penso che gli italiani, anche solo da un punto di vista psicologico, vogliano dimostrare di non subire psicologicamente i neozelandesi in nessun modo. Ecco, questo è un altro aspetto psicologico da considerare. La rossa si avvia alla terza molina, vantaggio più o meno mutato. Sì, senza grossi problemi. Per cui, ripeto, è difficile valutare se sia un vantaggio vero e proprio oppure Luna Rossa li abbia lasciati un po' andare. Esatto, Vittorio. Si sarebbe da ragionare qui su questo aspetto. Meglio tenere l'avversario vicino, dandogli la sensazione di essere un po' più veloce, però nello stesso tempo senza lasciargli neanche un angolo libero, nessuna porta aperta, come ha fatto benissimo Luna Rossa. Oppure massacrarlo andando in segno di velocità e provocando una reazione. È probabile che anche questo aspetto sia stato affrontato da Luna Rossa. Valutato. Oppure magari semplicemente invece oggi Ineos cammina di più e non riesci tanto a staccarla. Anche possibile. Sì, potrebbe essere. Però mi sembrano molto, non dico relax, perché non lo sono, però sì. Non si prendono nessun tipo di rischio. Ora c'è una raffinina, stanno puntando bene in poppa e sono avanti di 400 metri. Sì. Non sono minimamente preoccupati. Quello sì, ecco, la sensazione è questo. Sì, che però non è snobismo né tirarsela, ecco, no. Assolutamente, ma è forse consapevolezza della propria preparazione, del lavoro fatto. Mi vengono un po' in mente le parole di Gabriele Bruni, di Ganga, allenatore di Ruggero Tita e Caterina Banti, due volte agli Olimpici, che quest'ora è frutto di ore e ore e ore, ore di allenamento, e queste prestazioni in una rossa probabilmente sono un po' la stessa cosa. Certo. Ma sì, Ruggero, se vogliamo parlare un po' di questo, hanno fatto una grandissima cosa. Comunque Ruggero in grande, comunque ha dedicato tanto tempo anche a Luna Rossa sicuramente, quindi è stato per Caterina anche adesso è stato difficile comunque adeguarsi sempre agli orari di Luna Rossa. Insomma, è stato difficile portare avanti la campagna olimpica, ma no. Portato all'Italia un oro dominato, uno dei pochi ori dominati. E, insomma, devo dire che ce n'era bisogno. Io onestamente li ringrazio perché hanno fatto una grande cosa, hanno dimostrato una cosa che per l'Italia velica, secondo me, è veramente importante, che comunque in quella classe lì, grazie anche a Ganga, per carità, assolutamente l'allenatore, e anche agli altri membri del team che non hanno potuto andare alle Olimpiadi, che comunque sono stati di grandissimo stimolo a Tita e Banti, insomma. Hanno fatto una grandissima cosa e hanno sacrificato, e Tita ha sacrificato molte possibilità di andare al timone di Luna Rossa, ecco, per questo. Sì, Luna Rossa nel frattempo si sta avviando, mancheranno circa 30 secondi all'arrivo a andare a vincere questa regata, si porta 3 vittorie e una sconfitta e... Certo. Ottimo, e raggiunge come punteggio Hamilton New Zealand, che adesso regaterà nel prossimo match della giornata. Quindi, insomma, diciamo che adesso io ho l'arrivo di Luna Rossa in questo momento, esatto. Sì, esatto. Diciamo che abbiamo avuto un match che purtroppo si è risolto proprio alla partenza, per fortuna, perché Luna Rossa ha vinto, ma purtroppo perché l'OCS è stato devastante da un punto di vista della performance, chiaramente della lotta è stato devastante, perché se la barca, che doveva essere quella più lenta delle due, in più parte anche fuori, chiaramente non, il divertimento risulta molto più limitato, questo è chiaro. Sì, il vantaggio finale di 46 secondi, sì, nell'ordine delle cose, però comunque sia Luna Rossa conferma, sì. Ben Hesley da questa giornata forse tra i più sorrisi che delusioni, sì. Dai, alla fine.
Sì, potrebbe avere più tempo, cioè lui deve trovare il modo di passare a Robin, e probabilmente può farlo a questo punto con più confidenza. Ha possibilità bene per arrivare davanti ad Alinghi e ai francesi, e quindi vuol dire tutto il tempo che hai può essere potenziale sviluppo e potenziale miglioramento di alcune cose, quindi insomma tutti i tunis sono in evoluzione, e comunque arrivare a delle semifinali, magari anche non da barca più lenta di tutte, ma da barca da seconda, terza barca, e questo potrebbe essere una grande iniziativa di fiducia per loro, ecco. Sicuramente. Tanto Luna Rossa va in testa alla classifica insieme ai zelandesi con una prova in più. Ciao, rivediamo intanto, sto rivedendo chiaramente diciamo l'OCS degli inglesi, di veramente di pochissimo, devo dire, proprio di pochissimo, però insomma. Scusami Michele, dicevi, scusami? Sono andato a salutare Matteo Denora, che è appena arrivato qui al Media Center, principale finanziatore di Emirates New Zealand. C'è Checco Bruni, intanto sta super felice. Beh, immagino, insomma, oggi direi bene, insomma, dai. Decisamente bene, si chiude la giornata molto molto bene, insomma. Era l'ultima regata chiaramente anche per Luna Rossa. Sì, hai detto, siamo molto contenti di come ha regatato, di come ci sono le cose, anche quando il vento nella parte finale della regata è diminuito. È calato, sì, sì. Dobbiamo stare attenti con Ben tutte le volte, non sa mai cosa ci riserva, ma siamo molto contenti della giornata di oggi. Ha parlato di Hamish Pepper come coach, no? Penso per le partenze, giusto, se non mi sbaglio? Sì. Ora sta parlando di Dylan Fletcher? Adesso gli stanno chiedendo quanto è difficile saltare su una barca. Non ha voluto rispondere sul lato personale. Sì. Interessante anche questa regata, senz'altro. Ci resta solamente un match, quello tra Emirates e New Zealand e Alinghi e Red Bull. Esatto. Allora, c'è chi dice, forse anche tra chi ha commentato, che ci sia una sorta di accordo, non si capisce se è scritto o non scritto, tra i challenger per non regatare, comunque non dare dati al defender. Non credo che sia così, non penso che sia così, però insomma lo vedremo, se è così lo vedremo da Ringhi adesso, io spero che si veda una regata, ecco, insomma. Sì, anche perché Ringhi dovrà fare una regata, Vittorio, non è stato brillante contro Ineos,
e deve senz'altro dare delle risposte anche il team di Ernesto Bettarelli, perché insomma il 29 agosto si avvicina, a grandi passi. Beh sì, big gain in partenza senza dubbio, quello senza dubbio. Devo dire che secondo me ha perso troppo tempo, troppo spazio. Ineos comunque ha sbagliato nella gestione dell'OCS, perché ha perso immediatamente troppo, doveva perdere meno. Adesso vorrei riguardare il regolamento perché non vorrei dire una stupidaggine, ma secondo me per l'OCS non devi andare così tanto indietro come è andato lui, che è andato subito a tipo 180 metri, se non mi sbaglio, praticamente. E non... Sì, ho avuto la sensazione anch'io. Poi mi sembra ci sia stata una seconda penalità per un'uscita dal Bandaris, se non ho visto male. Tu l'hai vista? No, non l'ho vista minimamente, assolutamente no. Forse sì, infatti ci dicono la doppia penalità, scusate, non l'ho vista io, allora è giusto la cosa. La seconda comunque onestamente non forzata, cioè quello comunque è stato un errore, se hanno preso veramente la seconda penalità è stata veramente un errore, non da poco, cioè non da poco, scusate, tornando... non l'ho vista proprio io. Tornando un po' sul discorso della pressione, Vittorio, questi sono comunque i famosi errori non procurati. Il primo forse eccesso di voglia di rifarsi, sì, venendo dalla vittoria contro Alinghi, però c'era spazio sotto vento, insomma si poteva evitare l'OCS volendo. Alcuni nostri amici in chat scrivono che sono errori che uno non si aspetta da Benesli. Quello che io invece noto è che questo forse scarso equilibrio di queste settimane di Ben lascia trasparire sotto, ci sia veramente una tensione che cova come un fuoco, che è un po', veramente sempre un po' acceso. Sì, è un po' eccessivo, sì. L'equilibrio vincente, l'esaltazione, la depressione non lo sono. E quindi così è. Vediamo adesso nell'ultimo match della giornata, stanno facendo vedere gli equipaggi. È un po' la tesi di Luca Devoti, insomma, è un po' la tesi di Luca Devoti questa che Ben sia. Sì. Non possa sicuramente coprire, certo, troppo sì, nervoso. Io mi sento un po' di sposarla, però ora poi mi sono letture del campo di regata come quella nel match contro Alinghi, in cui Benesli è un ebrista eccelso, ovviamente. Però gestire questa pressione guidando un team e volendo dimostrare che lui sa benissimo di essere sotto la lente di osservazione di tutto il Regno Unito, isole comprese, e non solo. Quindi insomma, c'è tanto da domandarsi. Nel frattempo mancano 2 minuti e 40 all'inizio dell'ultimo match tra l'Inger e il Burresi e il Defender dell'America's Cup. No, per chiudere il discorso precedente, la seconda penalità è gravissima, è gravissima. Punto di vista gravissima. La prima ci sta, la seconda vuol dire che non sei lucido, e sono d'accordo. Allora, guardiamo vai, giustamente vai questa regata che dovrebbe essere in teoria segnata di nuovo. Chiaramente da un punto di vista velocistico dovremmo avere un grandissimo vantaggio da parte del Defender rispetto ad Alinghi che le ha prese malamente nel primo match del giorno, e quindi dovrà cercare un riscatto che non sarà facilissimo, quantomeno lo cercherà in partenza. Nel frattempo i neozelandesi entrano abbastanza perfetti sul loro lato sinistro, mentre sempre abbastanza precisi, devo dire, anche direi svizzeri, con precisione quasi svizzera, entra anche Alinghi. Adesso vediamo quale sarà lo schema di partenza e da quale lato sceglieranno di girare le barche. In questo caso, diciamo, Team New Zealand va in modo abbastanza classico verso il lato destro. In realtà si porta piuttosto in alto, invece di andare molto basso, si porta piuttosto in alto. Diciamo in realtà una posizione più di attacco, più che di difesa.
se ti vuoi difendere vai in basso perché vuol dire che più o meno la linea di partenza la prendi in ogni caso. Se vai in alto vuol dire che rischi di essere chiuso e di essere parcheggiato, però ovviamente stiamo parlando... Esatto, subito... Qui si va verso subito un probabile incontro ravvicinato. Molto aggressivo New Zealand, prende subito una posizione di pushing super aggressiva, su appunto in una posizione molto alta, e qua si va, tra l'altro c'è anche tantissimo tempo da bruciare, molto molto vicine le barche, si può andare addirittura verso già una protesta in questo caso, erano la risposta di Alinghi era al limite in questo caso. E andiamo verso una bellissimo partenza splittata. Sì, bellissimo pushing da parte di New Zealand, veramente che mette assolutamente in crisi gli svizzeri in questo momento, e spinta e si prende e si prende va, subito si la va destra. A prendere la destra, esatto. Veramente non deve essere stato un momento rilassante per gli amici svizzeri, devo dire, trovarsi Barling attaccato a pochi chilometri, però la partenza comunque è regolare, ognuno è andato a sfiorare la propria body competenza, un pelino più lento, secondo me, al di là di quel che dica il sistema, in realtà è partito un pelino più lento lo svizzero, si vede un po' dalla traccia che è dovuto partire un po' troppo orzato rispetto alla sua modalità ideale, mentre forse New Zealand in realtà è partito leggermente più veloce. E adesso vediamo quanto è favorita la destra, se veramente è la destra che voleva fare. Tanto vedete le pieghe dalla bugna verso l'inferitura della randa di Alinghi, che denunciano il fatto che l'albero sia non perfetto rispetto chiaramente alla randa, al disegno della randa, delle rande in questo caso. E all'incrocio abbiamo il neozelandese in vantaggio. Come la vedi Michele? Sì, conquista della destra, difesa della destra, incrocio, e al 90% andrà a virare in faccia a Alinghi, Red Bull Racing. E vediamo un po'. Diciamo che il sistema mi dà un vantaggio molto scarso, quindi dovrà virare sottovento avanti, in teoria, se vuole virare, se non li farà incrociare. Io scommetto che gli vira in faccia, Vittorio. Invece c'era spazio per virare in faccia, infatti purtroppo il sistema è un po' impreciso, ai noi, sul calcolo della linea di parità, purtroppo c'è sempre qualche piccolo problema, e quindi la virata in faccia a sinistra, lo rimbalza a sinistra e continua a regattare a destra. Tu non ci sono state richieste di penalità nel prepartenza, vero? Perché c'è stato quell'incontro molto molto ravvicinato con la questione dei rombi, sì, forse poteva anche portare a una bandiera di protesta. Io non l'ho vista, tu l'hai vista? Non ho visto la richiesta, sicuramente la penalità non è stata data, ma non ho visto se c'è stata una richiesta oppure no. Immagino in realtà di sì, perché insomma ci stava in quella condizione lì, ci stava assolutamente. Quantomeno una richiesta per innervosire l'avversario ci stava. Certo, tanto esatto, vediamo in quel senso. Esatto. Sulla parte anteriore del fiocco di Alinghi vediamo innanzitutto quella parte più sottile, che io credo sia più sottile, una specie di fascia più chiara che dovrebbe corrispondere a un fiocco un po' più biased laugh. Intanto forse vedo i neozelandesi hanno un assetto un po' strano, scusa, ho visto forse male, però sono sempre veloci, molto sovrasbandati in questo momento. Li portano, accompagnano sulla sinistra gli svizzeri, mi sembra che stiano un po' facendo una tattica veramente molto 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 aggressiva in copertura, no? Direi un po'... La sensazione è che li stiano portando come un cagnolino al guinzaglio, un po' a spasso per il giardino di casa, se mi permetti il paragone. Esatto, tutte queste manovre hanno fatto sì che il distacco non sia enorme, devo dire, però va bene, provano un po' di cose, stanno provando anche un po' di esatto, cose. Esatto, è allenante mantenersi. Un po', guarda, forse rivediamo quello che ha fatto Luna Rossa contro i Neos Britannia, tenere l'avversario vicino per allenare delle aspetti, delle manovre, delle coperture. Sì, non ha molto senso vincere una regata così con mezzo miglio di vantaggio, insomma. No, infatti non ha senso, sono d'accordo.
sono d'accordo. Adesso va a cercare alle line, diciamo, per prendere la boa di sinistra, direi. Sì. Normale, appoggiato in normale, direi. Anche qua una manovra molto tranquilla da parte di New Zealand, cioè si vede dal timing del sollevamento del foil sopravvento, del nuovo sopravvento, si vede che non è una manovra forzata in nessun modo, insomma, puntavano un giro molto rotondo e qua insomma questa appoggiata perfettamente eseguita, insomma, aumenterà un pelino il distacco rispetto a prima. Sicuramente, anche perché Alinghi purtroppo è costretta a navigare nell'acqua un po' sporcata al passaggio di New Zealand, e questo non aiuta chiaramente il foil. Stramba subito Alinghi, appunto, per togliersi da questa situazione, provare a splittare. New Zealand segue con calma, segue Stramba con calma, insomma, non ha una reazione immediata, insomma, ha fatto una risposta soft alla manovra degli svizzeri. Io vedo... Vedo una differenza di velocità purtroppo abbastanza marcata, non so se vedi anche tu la stessa cosa. Vedo una differenza di velocità piuttosto importante tra queste due barche che, insomma, non porta a nulla di buono, direi, perché insomma il vantaggio dovrebbe dilatarsi. Quando hai una differenza, un delta in termini di nodi così importante, insomma, direi che non può che dilatarsi il vantaggio. Sì, intanto comunque, mi è arrivata a chi chiedeva. Scusa, Vittorio, mi è arrivata la comunicazione dal capo ufficio stampa che in mix zone per Luna Rossa ci saranno oggi Jimmy Spittil e Emanuele Liuzzi, uno dei cyclor. Se ti viene in mente una domanda interessante vuoi fare a Jimmy, mi farò certo, tramite, certo. Senz'altro. Dimmi, pensaci con calma. Va bene. Ci penso. Adesso per rispondere a chi diceva che insomma che i filetti sulle vele non sono spariti, se voi vedete anche solo su New Zealand, vedete che ci sono le tre finestre per i filetti a varie altezze dell'inferitura, quindi vuol dire che i filetti non ci sarebbe bisogno di finestre se non ci fossero i filetti, ecco, quindi vuol dire che i filetti ci sono ancora e si usano ancora, insomma, le vele si portano ancora come si portano normalmente, ecco, vuol dire. I filetti li guardano anche loro quando c'è bisogno li usano. Vedete, al di sotto delle linee di forma ci sono delle finestre per i filetti sul fiocco. Sì. Qua c'è un, diciamo, allungato abbastanza New Zealand in questo tratto, devo dire, allungato abbastanza. Non mi sembrano... diciamo alla frusta, ecco, direi che non li vedo molto in difficoltà, come purtroppo insomma, pensavamo fin dalla partenza. È stato però un bel match race iniziale, ecco, un po' abbastanza sì. Dominato da New Zealand, però alla fine non si può veramente dire che New Zealand abbia stravinto la partenza, cioè ha preso il lato che probabilmente le interessava, però non l'ha stravinta né dal punto di vista del timing né della distanza rispetto alla boa, ecco, non l'ha stravinta. Quindi questo è sintomo che comunque tu con una buona difesa ti puoi, cioè comunque puoi sempre partire, non è che devi per forza dominare la partenza per riuscire a partire, cioè se tu ti difendi correttamente la partenza la prendi in ogni caso. Questo è quello che hanno fatto gli svizzeri, pur rischiando secondo me in una risposta leggermente tardiva, secondo me ha rischiato qualcosina. Uno split con la barca neozelandese a sinistra e la Svizzera a destra. Però insomma, poco. Vediamo la posizione dell'equipaggio di Alinghi, che insomma è molto particolare, che noi abbiamo definito Cadillac, perché in effetti ha queste code aerodinamiche un po' particolari. Non lo so, io ho sempre pensato che questa configurazione non sarà quella che
che noi vedremo nella prossima Coppa. Ecco, mi sembra, non mi piace molto questo elemento non integrato nello scafo, non mi piace molto, però non lo so, onestamente la sua, non so se loro tornerebbero indietro su questa scelta oppure no. Sì, si sta risolvendo in un allenamento per i Kiwi questa regata, di fatto lo è, sì, ricordiamo che il Defender parteciperà anche ai round robin della Louis Vuitton Cup che iniziano il 29 di agosto. I punti conquistati o persi contro i Kiwi non varranno per gli sfidanti, però insomma, ecco, il fatto di avere una barca del genere nell'otto dei partecipanti è importante. Sarà curioso vedere cosa faranno quando i punti conteranno veramente per dare informazioni ai... Nel frattempo il vento è calato ancora a 7 nodi e mezzo, 8, contrariamente alle previsioni. New Zealand si è schierata stavolta con un J2, direi, quindi hanno fatto comunque una scelta corretta di vele, come al solito. Insomma, devo dire che sbagliano veramente poco, anche da un punto di vista delle previsioni, delle cose, sbagliano proprio poco, cioè è veramente un team di una solidità notevole. Fanno abbastanza impressione, ecco. Purtroppo fanno più impressione in questo ciclo di Coppa quasi che nel precedente, almeno a me personalmente. Li trovo più solidi ancora rispetto al ciclo precedente, che è normale chiaramente perché hanno cambiato pochissimo, per carità, però mi sembrano veramente in palla. Chiaro che non hanno la pressione di nessun tipo in questo momento, però non sbaglia veramente niente, cioè sono gli unici al momento che non hanno sbagliato nulla, se non mi sbaglio, no? Forse non hanno sbagliato nulla nemmeno a Villanova e la Geltrune, nemmeno a Jeddah con la C40 One Design, non stanno sbagliando niente qui, però ecco, mi sento un po' di avvalorare dopo quanto abbiamo visto oggi la teoria Bruno Dubois di cui parlavamo all'inizio di questa trasmissione, nel senso che Emirates New Zealand e Luna Rossa sono la Lega A di questa 37esima America's Cup. Poi vedremo, perché ripeto, ogni giorno qui cambia qualcosa, però la solidità, la forza, il livello di preparazione, di consapevolezza dei propri mezzi è significativo, lo si vede da diversi aspetti. Quindi in questa Lega questo significa che il match tra Luna Rossa e Emirates di New Zealand, quando lo vedremo, se domani alla finale oppure durante il round robin, potrebbe essere quello più significativo. Vedremo. Peccato appunto non averlo visto due giorni fa per il noto incidente elettrico a Luna Rossa, però sarebbe un match veramente godibile. Vediamo un po'. Mi sembra, un punto di vista della regolazione, mi sembra che abbiano un po' meno tensione lo strallo di prua rispetto al solito. Segno che probabilmente abbiamo, insomma, sono un po' nel range basso anche del J2, mi sembra che non ci sia proprio tanta aria in questo momento, però le barche camminano comunque bene, però non mi sembra che ci sia tantissima aria in questo momento. Qui Alinghi sembra destinato ad avere qualche problema in questo approccio, è sotto velocità decisamente, mi sembra. Sì. Che succede? Vediamo un po'. È almeno 5-6 nodi più basso come target, mi sembra, in questo giro di boa. Andrà a girare la boa un po' lento, sì. Sì, questo è veramente un po' un tentativo di prendere... Dici che tenta di prendere proprio con la boa di destra con questa modalità alta? Sì, direi di sì. Alla fine di sì, però insomma ha sacrificato, devo dire, tantissimo con questa scelta. È una cosa che abbiamo visto che i team cercano di non fare, perché la modalità alta sacrifica tantissimo evidentemente, e quindi sì, ha perso tanto. Cioè comunque guadagni sì quei 15 metri che ti mancano al vento, però fai un tratto. Sì, lì sarebbe utilissimo avere il WMG nello schermo in queste occasioni. Sì. Però a occhio era una grande perdita anche di WMG, sicuramente. Sì, assolutamente sì. In quel senso, dicevo,
WMC perdente, senz'altro. Certo, certo. No, chiaro, chiaro, in ogni caso perdente. Beh, comunque, insomma... E infatti, devo dire... è aumentato molto il distacco. Eh sì. Vabbè, devo dire che c'è, insomma... diciamo che i neozelandesi fanno un po' impressione, ecco. Sì. Fanno un po' impressione. Vedete la diagonale bassa molto, molto, molto in bando rispetto... rispetto a quelle, alcuni dicevano che c'è una grandissima tensione della diagonale bassa. Non, io non ho notato questa cosa, invece è abbastanza normale per un albero rotante, comunque non riesci ad avere una grandissima tensione di sarti. In questo caso probabilmente non ce n'è neanche bisogno, anzi il vento è abbastanza leggero, quindi diciamo si vede ballare a diagonale bassa come su qualsiasi altra barca, no? In queste condizioni, giusto? Sì. Allora, fammi fare un po' di conteggi. Siamo, New Zealand va, chiaramente torna in testa alla classifica con 4 vittorie e 0 sconfitte, se non mi sbaglio, giusto? Sì. Nuova rossa 3-1, 3 vittorie e una sconfitta, e poi dietro gli altri. Sì, però c'è un dato importante. New York American Magic ha 2 vittorie e 2 sconfitte dopo la sconfitta di oggi. Certo. Ha perso il match contro Luna Rossa e quindi matematicamente in finale Luna Rossa contro il Marist New Zealand, avendo vinto lo scontro diretto. Direi, bene? Direi che è matematico, perché abbiamo ancora, scusami, soltanto 3 regate di numero, se non mi sbaglio, giusto? Adesso fammi vedere, sì, che regate, esatto, ci sono, però sicuramente. Cioè Luna Rossa se perde una regata comunque rimane a 3 punti. American Magic può in teoria vincere la regata contro il Team New Zealand, ma comunque va a 3 punti, però chiaramente avendo perso lo scontro diretto con Luna Rossa, sono d'accordo che chiaramente c'è già una finale sicura. Direi che c'è già una finale sicura senza alcun dubbio, sì. Sì. Quindi abbiamo domani il tanto agognato match Luna Rossa contro Taioro. Direi proprio. Ciao Matteo. Ciao. Con possibilità di recupero, insomma, con possibilità di recupero della situazione, appunto, delle ultime regate che Luna Rossa ha dovuto perdere contro Team New Zealand. Però questi neozelandesi. Domani Luna Rossa regaterà contro i francesi, vero? Se non mi sbaglio. Luna Rossa ha la prima regata con Alinghi, che è il secondo match del giorno contro Alinghi. Bisognerà vedere contro se Alinghi, lo userà, okay, come allenamento o come cosa, probabilmente lo userà come allenamento. E comunque con tutto che Alinghi chiaramente potrebbe essere magari competitiva, ma no, non lo credo domani. Mentre Emirates in New Zealand ha il primo match del giorno contro American Magic, che invece dovrà dimostrare qualcosa, pur non potendo andare in finale dovranno dimostrare qualcosa, perché se no sì, perché diciamo vincono, potremmo avere... andrebbe a 3 punti, però sarà un match interessante, perché sempre per la teoria Dubois, il primo della Lega B dovrà prima o poi cercare di arrivare nella Lega A, no? Non trovi? Sì, bisogna provarci, e soprattutto oggi hanno avuto un grosso problema e non hanno potuto regatare. C'è da cancellare la brutta immagine che loro hanno lasciato a Villanova, giusto? Quando, sì, comunque, esatto, ha regatato male, quindi insomma bisogna... Diciamo che anche loro devono dimostrare qualcosa, quindi molto interessante secondo me il primo match di domani e forse anche il terzo, secondo me, quello tra Orient Express e Britannia, Ineos, potrebbe essere molto interessante a mio parere, con i francesi rinfrancati e pronti a combattere, e poi ci aspetta una finale coi fiocchi, ecco. La finale che tutti speravano, forse, no? Almeno noi sicuramente speravamo, tra i due team più forti. Sì, l'abbiamo visto l'abbiamo visto in acqua in tutti i modi, senz'altro. Speriamo che se le diano di santa ragione, ecco, come dovrebbe essere.
sarebbe anche interessante vedere altri eventi, Vittorio, perché in effetti questo sud-est, sud termico che si crea a Barcellona qua, alla destra totalmente favorita, confermato da tutti i timonieri con cui ho parlato e da quel che abbiamo visto, e sarà da vedere con il vento magari o il ponente, che qua è un vento da terra ovviamente, oppure con il vento che viene dal Golfo del Leone, che porta anche molta onda, il nord-est, quindi il gregale come lo chiamano qua, cambierebbe probabilmente tutto, perché questo campo qua con la costa sulla dritta nella bolina è evidente che se parti dietro è veramente un problema, a meno che non fai due nodi di più, insomma. Certo, e poi non ci sono grandissimi problemi di conduzione dovuti allo stato del mare, invece chiaramente con uno stato del mare diverso potrebbe esserci problemi. Ecco, sì, in questo senso, Vittorio, mi vengono in mente due parole che chi ha ascoltato l'intervista di ieri a Francesco Bruni avrà già sentito, ma ha detto che con un metro di onda è un altro sport, ha proprio usato queste parole. Un'altra disciplina, sì, sì, completamente diversa, molto più complessa. Esatto. Quello potrebbe cambiare un po' i valori. Scusa, devo rispondere a un messaggio. Vai un attimo avanti te, devo rispondere a un messaggio urgente. Aspetta un attimo. Vai. Ok. Nel frattempo Alinghi sta proseguendo la sua, diciamo, rincorsa impossibile verso i neozelandesi. Non è, insomma, ormai il distacco è a 1:10 abbondante, 1:15 probabilmente. Quindi, insomma, non c'è poco, c'è veramente abbastanza poco da dire in questo caso. È una barca che non è a posto, a Ringhi, abbiamo detto, però è questione dell'albero. I neozelandesi sono fortissimi, hanno mantenuto il loro vantaggio, non c'è un evidente, diciamo, guadagno di questo scafo, pur molto particolare, come potete vedere, rispetto ad altri, ha una sorta di andamento della prua verso l'alto. Voi vedete che la prua in realtà è rivolta verso il basso, ma poi l'attacco dello strallo forma una sorta di gobba che poi accoglie un avvallamento, praticamente come se fosse una cunetta, dentro la quale è inserita la base del fiocco, che ci sta perfettamente. Quindi praticamente, se voi vedete la barca che ha il fiocco con la base più rotonda di tutte, guardate la differenza rispetto a come invece sale dritta la prua di, diciamo, il ponte di Team New Zealand è sostanzialmente dritto, con un accenno di profilo alare quasi al contrario, no? Mentre quasi con un dorso d'asino, in un certo senso. Quindi vedete l'angolo di mura che è molto stretto. Invece, viceversa, Alinghi ha questa specie di disegno di prua molto molto lavorato, in modo automobilistico dagli esperti di Red Bull probabilmente, però per il momento diciamo che questo vantaggio aerodinamico non si è visto, o quantomeno non è sufficiente a compensare lo svantaggio velico che c'è. Arriva in questo momento Team New Zealand dopo aver fatto, diciamo, un allenamento molto intenso per la parte di prepartenza, molto aggressivo nel prepartenza, aggressivo nelle prime fasi di copertura con tante manovre in sequenza, poi dopo, insomma, regata condotta senza nessun tipo di problema con una barca nettamente più veloce dell'altra. Sì, e stiamo andando verso un delta finale superiore al minuto probabilmente, Vittorio. Ma guarda, ha girato la bolina con 1:15, finirà con 1:20-1:25, non lo so. Comunque, insomma, in queste condizioni sicuramente Alinghi non compete, non può competere con Team New Zealand. Insomma, non vedo differenze di velocità che sono importanti. Devo dire che per certi aspetti... Le facce dritte a bordo di Boat One, sì, facce un po' deluse. Sì. Vabbè, insomma, riduce leggermente, forse leggermente, arriva esattamente con lo stesso distacco, ma insomma non conta nulla. Non conta nulla, sì.
Senti, invece conta molto quello che abbiamo visto oggi. Credo che sia una sintesi, potrebbe essere Emirates New Zealand e Luna Rossa avanti a tutti. Ben Hesley può lottare per la sua agognata semifinale. American Magic, molto molto ballerino, molto saponezza, quindi capace di grandissime cose, ma anche di prova rivista, cadute precipitose. Francesi in grado di progredire. La delusione del giorno viene dalla Svizzera, credo. Secondo me la delusione del giorno è la Svizzera, che ci aspettavamo un po' meglio, ci avevano dato forse l'impressione di poter fare un po' meglio, forse noi sbagliando per qualche aspetto, almeno io sbagliando inizialmente l'ho visti un po' meglio, però beh, i problemi ci sono. È un team che è sempre stato in inseguimento in tutto il ciclo, chiaramente, perché partiva da grosse difficoltà proprio di impostazione, prima tra tutte il fatto di trovare un equipaggio competitivo esatto. Svizzero, che non era ancora veramente esistente, ecco, e quindi insomma l'ha dovuto mettere insieme. Problemi sull'albero non da poco, quindi problemi anche nello sviluppo velico non da poco, perché comunque quando hai tutte quelle rotture non riesci a sviluppare bene le vele. Insomma, ha dimostrato di essere indietro e di doversi guardare le spalle più che guardare avanti, purtroppo, in questo momento. Non so se l'hai visto tu anche tu in questo modo, ma insomma mi sembra che si debba guardare le spalle in questo momento. Sta parlando nel frattempo Peter Barling di Taioro. Intanto c'è una brugola, stanno stringendo una brugola dietro di lui, non so perché. Non so che sistema fosse. Vabbè, Vittorio, possiamo sintetizzare che abbiamo uno splendido match domani tra Luna Rossa e Taioro, tutto da vedere e da godere, che ci dirà le prime vere risposte su le differenze tra queste due barche. Alla fine di questo si tratta di selezionare il miglior challenger possibile per la 37esima America's Cup contro il defender Emirates New Zealand. Questa è la Coppa America, nient'altro che questo, un match secco dopo la selezione di uno sfidante, e si va a lottare contro il defender contro le sue regole e con le sue regole. Quindi domani vedremo delle cose interessanti, senz'altro, dai. Sì, però se diciamo che le situazioni che si sono vissute in alcune coppe dove c'era il defender in difficoltà, beh, in questo caso il defender è veramente in palla, e quindi insomma non sarà facile portargliela via questa coppa, questo mi sembra piuttosto evidente. Ma come via sono veramente, sì, come io ricordo cosa c'era, la coppa del 2000, quella vinta da Lindy appunto con Russell Coutts, Barry Butterworth, Murray Jones, tutto il pacchetto neozelandese acquisito, in cui ci fu famosa Ura, ti ricordi, la doppia chiglia, il doppio scafo, e non funzionò, i neozelandesi a sgottare, fu un po' un massacro. Poi il defender ha sempre avuto i suoi vantaggi, insomma, come è normale che sia. Chiaro. No, ha vantaggi, però è anche proprio in un momento veramente, sì, veramente, veramente buono. Quindi Luna Rossa ce l'avrà dura domani, e insomma, comunque anche in generale in prospettiva Coppa non sarà proprio facile portarla via. Cioè, abbiamo veramente, certo, deve essere così. Vediamo la cosa un po' da dire che questo match comunque previsto per domani, mi viene di fare una battuta, mi auguro che Maxi Rena stasera chiami un elettricista
e gli faccia controllare tutti i gavetti, perché sarebbe un peccato non poter vedere questo match questa volta, insomma. No, domani vogliamo vedere una grande regata, in ogni caso, comunque vada a finire, vogliamo vedere una grande regata, perché insomma, direi che ce la meritiamo, noi follower di vario tipo ce la meritiamo, insomma, e anche loro, devo dire, anche Luna Rossa si merita di potersi giocare la sfida contro New Zealand ad armi pari. Non sarà semplice, non sarà per niente semplice, però le potenzialità ci sono, insomma. Veramente, sì. Veramente l'impressione della Rossa è stata molto buona, però ripeto, diciamo, ecco, l'unica che fino a in questo momento non ha avuto neanche una piccola crepa è stata Team New Zealand, quindi esatto. Questo è segno di forza team e esatto. Per tornare al match appena concluso, c'è una differenza di un nodo .1 di WMG, 22.9 nodi di WMG complessivo medio per New Zealand e 21.8 nodi di WMG complessivo per Ralinghi. Come dicevamo, quando il WMG è superiore a un nodo, la differenza è enorme. Vabbè. Enorme, infatti, no. Si traduce in una impossibilità totale di lottare in nessun modo. Quindi no. Tanto qua ci fanno vedere dei problemi. Esatto, problemi di Team New Zealand che ormai sembrano veramente lontanissimi. Delle Team New Zealand precedenti, diciamo che allora, adesso sembra proprio. Aspettiamo adesso di vedere la Mix Zone. Come ti dicevo, verrà Jimmy Spitt e Liuzzi, Emanuele Liuzzi, è uno dei cyclor in Mix Zone. Chi dicono di domandargli il fularino? Se tu hai qualche domanda segreta, fammela pure per WhatsApp e non mancherò di formularla. E poi vedremo, insomma. Ecco, su due giorni, su tre giorni, due volte è venuto Spitil e un giorno è venuto Francesco Bruni. Mi viene da ipotizzare che stiano spingendo molto sulla conferma di questa coppia anche per la Louis Vuitton Cup. Hai questa sensazione anche te? Beh, penso, onestamente, penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Uh-huh. Cioè, onestamente non credo che ci sia ragione di fare cambio, cioè sono coloro che hanno seguito, no? Dico bene, hanno seguito loro lo sviluppo, le ultime fasi dello sviluppo, le cose sono in palla, non c'è ragione di cambiare. Io dico purtroppo, per fortuna, cioè se entrerà in campo Tita sarà perché ci saranno dei problemi, secondo me. E quindi da un lato per lui spero che a un certo punto ci vada, però per Luna Rossa spero di no, perché vuol dire che non ci saranno certo, problemi. Certo, che tutto bene. Questa sensazione. Hai in panchina un fuori classe, che non è mai male. Qui c'è un amico, Paolo Zucca, che ipotizza di fargli fare una regata all'allenamento, ovvero sia quella di domani contro Alinghi, visto che già esatto. Non so se però... Non lo so, potrebbe essere. Chissà. È pensabile, non è impensabile. Penso che si vorranno riscaldare per il match, proprio per potersi giocare alla pari con New Zealand, vorranno anche loro riscaldarsi per una regata. Quindi secondo me non lo faranno, però in teoria è pensabile che ci sia Tita. Non è una situazione impensabile, è possibile, possibilissimo. Va bene. Vittorio, va bene, dai. Per preparare la Mix Zone, grazie a tutti, grazie a te, giornata interessante, domani ancora meglio, vedremo un po'. Guardatevi le interviste, mi raccomando, su Fare Vela, sul sito Fare Vela di YouTube di Fare sì, Vela. Tra i tempi tecnici di montarle, di solito verso le 20, 20 tra le 20 e le 21 sono online, canale YouTube di Fare Vela e o farevela.net sul web direttamente. E vediamo un po' chi arriva per gli altri team. Ah, ho visto che c'è Ben Hesley, lo vedremo più sorridente, certo. Non mancheremo di chiedergli dell'OCS, della partenza anticipata. Vai, Vittorio, grazie mille, a domani. Dai, ciao, a domani. Va bene, io allora saluto tutti, vedo che giustamente state andando, mi è spiaciuto che l'ultimo match è stato un po' compilativo da parte di New Zealand, insomma dai, direi che ci vediamo domani per un super match di Luna Rossa contro Team New Zealand in finale, ma anche prima di questo match ci sono
almeno un paio di incontri interessanti, soprattutto quello di diciamo di Team New Zealand contro American Magic, che è il primo, in ordine di tempo, e poi dopo, diciamo subito prima della finale, c'è Orient Express contro, Britannia, contro Ineos, che insomma sarà un match piuttosto interessante, che potrebbe dire tante cose sullo stato di forma, soprattutto dei francesi. Va bene, ciao e buona giornata, a domani, ciao.